E quello che state ascoltando è Fumble! Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo live play in italiano ed è un podcast che fa parte di QWERTY.it, che è il network di podcast più grande in Italia in questo momento. Ho fatto un piccolo conto di quante ore abbiamo prodotto fino ad oggi. Abbiamo prodotto 1496 ore, di cui 700 abbondanti di Fumble. Quindi siamo il 50% della produzione complessiva dell'azienda. Bene. E congratulazioni, per questo vi meritate dei bicchieri. Grazie. E questa è la 276esima puntata di Fumble. 276. Ah, ecco, quindi. Ma ci sono delle feste al 300, 400? Sì, al 200 abbiamo fatto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, la puntata dalla Forgia degli Eroi. E alla 300esima la faremo da qualche altra parte. Ecco, che abbiamo in mente qualcosa. Abbiamo ancora in Giappone 24 puntate. Mezzo anno. Nel rock. Più esatto. O meno. Più o meno sì. Quindi siamo in diretta dal Giappone. 300esima puntata, giocherà Manto da solo. Quindi, un sistema di sua invenzione. Dicembre, gennaio. Everybody's Manto, che è una variazione di Everybody's John. Esatto. Dove c'è anche però lui che fa il quindi master. Per il nuovo anno avremo la puntata 300 più o meno. Sì, praticamente sì. Quindi iscrivetevi alla pagina o al podcast o al canale YouTube, a qualunque cosa vi permetta di seguire Fumble. Andate a lasciare delle recensioni a 5 anelli giapponesi e a 5 katane su iTunes. Condividete i video e fate delle donazioni su QWERTY.it. Detto tutto questo, ufficialmente il video, se siete iscritti alla pagina di Facebook, l'avete già visto, ma se non lo siete ancora non lo sapete, Fumble diventa una casa editrice piccola e carina e che andrà a Lucca con Gattai e Clotos, capito John Vincent, in versione espansa. Quindi Gattai, venite a Lucca, comprate i manuali e dateci i vostri soldi bastardi, che era da tanto che non lo dicevo. Anche perché questa volta ci sono ricchi premi e cotillon. Ricchi premi e cotillon. Adesso abbiamo un motivo per chiedere soldi. L'avevamo anche prima, perché infatti grazie a tutti i vostri soldi abbiamo cambiato webcam, abbiamo cambiato microfoni, abbiamo comprato la luce e questa settimana abbiamo anche comprato Bellissimo. Ah, ma è un gioco? Sì, che è un gioco. Certo. Pensavo fosse un fumetto, mi stavo per dire cos'è, è carino. È un gioco. Hai scoperto che un gioco non è più un carino. È un formato strano. No, basta, allora non è più bello, non mi piace più. Esatto, non lo voglio. No, perché mi ha confuso. I giochi non dovrebbero confondere le persone. Certo. Addio. È un po' che non giochiamo a La Leggenda dei Cinque Anelli. In mezzo abbiamo giocato a Kagematsu, abbiamo giocato a The Genesis. Yes. Vabbè, dai, Kagematsu possiamo considerarlo un mezzo spin-off. E infatti l'ultima puntata ufficiale della saga è stata Kagematsu, in cui sono successe un po' di cose, si sono scoperti piccoli dettagli. Ciao Gwen. Sul villaggio dove il nostro gruppo di lupi stava per raggiungere. Ragazzi, è venuto a giocare Kagematsu. Perché Kagematsu deve essere giocato per forza da una donna. L'avete sostituito per questo. Esatto. Cos'ha lei che io non ho? Vabbè. Poi ne parliamo. Ha due cose in più, una in meno. Vedi un po' tu dove mettere. Più una serie di attributi, esatto, in generale. Quindi. Anche se secondo me ti spaccherebbe la faccia, però. È probabile. Perfetto, Gwen. Così. Ciao, Gwen. Ciao, Gwen. Ci manchi. Ah, però. In Kagematsu si è scoperto più o meno che lo zio di Akuseki, di cui voi siete alla ricerca, è effettivamente arrivato da queste parti. Il suo nome è Agashi Kagematsu. E non ha fatto fare una bella fine alle donne del piccolo villaggio. Tranne una. Passato, tranne una. E anche le altre che non hanno interagito con lui. Tranne le coprotagoniste e le comparse sullo sfondo. E tra l'altro la cosa più bella è che quelle coprotagoniste, che ovviamente non erano le uniche donne del villaggio, sono coloro che hanno salvato tutto il villaggio, ma nessuno lo saprà mai se non, come ti chiamavi? Inari. Se non Inari, è l'unica che sa del nostro sacrificio eroico. Una fa l'insegna sul mulino, se non sbaglio, vero? Sì, e l'altra non era tanto lontana. Quindi scusate, ha distrutto un villaggio? Ha ucciso quasi. Ha ucciso un po' di persone nel villaggio. Grazie al sacrificio e al coraggio di alcune donne del villaggio, se n'è andato in. Non perché l'hanno scacciato, ma perché è riuscito in parte a rinsavire, a allontanarsi senza fare una strage, però probabilmente durerà molto poco la cosa. Oltre a quello che si è scoperto su Kagematsu di per sé, è rimasta in sospeso ancora la questione del nostro Izawa, Ryuk,
che era stato abbandonato nella città dei ricordi, in attesa che il daimyo decidesse fosse pronto per partire. Era Ryuk, ragazzo. Insieme, mi dicono che un'ombra è calata sul mio passato addirittura. Il tuo segreto è saltato fuori e ha destato parecchi sospetti e dubbi, in effetti. Il dubbio ti attanaglia, mio caro compagno. No, a me no, io ti ho spifferato tutto. A te non te ne frega niente. E infatti questa è probabilmente la cosa peggiore. No, aspetta, quello a che me ti non ha spifferato frega... tutto è stato uno spirito mandato dalla Sono buona sicuro Kitsune. Che questo spirito è stato mandato dal buon Sì, Kitsune. Perché è okay. quello spiritello che gli hai visto parecchie okay. volte girare intorno. E che cosa mi ha detto? No, aspetta, più che altro il messaggio è che è stato formulato in un modo, questo per chi era fuori, che con WhatsApp, Kitsune non era, era quasi certo che non sarebbe effettivamente entrato nelle Terre d'Ombra. Ok. Poi però purtroppo... Purtroppo invece è andata diversamente. Quello che ti ha raccontato lo spirito di Kitsune è sostanzialmente che lo zio di Akuseki è appunto impazzito, doveva contenere uno spirito e questo spirito pare abbia preso il sopravvento, il controllo del corpo e adesso stia andando in giro a fare più danni di quanti sperassero. Insomma, dentro c'è lo spirito di questo Agashi. Sì, lo spirito di questo Agashi è però anche quello, cioè il corpo è quello di Agashi, ma lo spirito è quello del Mao Tsukai che ha cercato di distruggere la città dei ricordi un paio di migliaia di anni fa, battuto poi dal campione del leone. Quello spirito è stato rinchiuso all'interno di un altro uomo che si è sacrificato sostanzialmente per fungere da contenitore e la carica del ragno è nata sostanzialmente per tenere d'occhio il prescelto. È andato bene per un sacco di tempo e poi a un certo punto il sigillo si è evidentemente indebolito, forse il Mao Tsukai ha riguadagnato potere in qualche modo, non lo sapete ancora. Sta di fatto che il sigillo si è infranto e Kagematsu è scomparso. Ok. Lo spirito del Mao Tsukai che c'è dentro però è il tuo antenato. O almeno quello che si è spacciato come tuo antenato. Su cui tu hai sempre avuto dei dubbi. Quello che ti ha detto Kitsune sostanzialmente è che tutti sospettano che tu possa diventare un malvagio Mao Tsukai dato che il tuo sangue è già impuro e sporco. Il discorso... A causa di questo antenato che si è finto qualcos'altro esatto. e ha generato la mia discendenza. La tua stirpe. Ok. Il discorso del daimyo era leggermente diverso, ma tu non lo sai perché l'unica cosa che sai è quello che ti ha detto lo spirito del E quindi immagino, visto che me l'hai detto tu, vabbè, io so questo. Ma lo spirito di Kitsune... È Kitsune in spirito? No, o è tipo. È, capo, va che devi venire. Va che il mio padrone dice che devi venire. Beh, considerando che è quello della terra, il mio amico Kami. Cioè, c'ho anche. No, guarda, quello del fuoco è il mio amico Kami. Mentre. L'altro è il tuo. No, giusto, amico Kami è terra e l'amico degli elementi sono affine al fuoco. Quello della citazione terra, per pochi questo qui. È quello della terra che è andato lì, quindi praticamente gli ha detto tu venire. Malvagio. Ah, giusto. E parte lo spam selvaggio. Vai, assolutamente. Vai. Anche su Game Masterclass, mi raccomando. Andate a iscrivervi anche a Game Masterclass oltre che a Fumble GDR e a QWERTY.it. Comunque, tornando un attimo al nostro Aizawa, non è passato poi molto. Il daimyo ti ha tenuto qualche giorno, un paio di giorni nel suo palazzo e ha chiacchierato molto con te, ha parlato di diverse cose, ha parlato di Shinsei, ha parlato di degli dei, degli spiriti, di che tipo di magia ti sei interessato. Ti ha mostrato svariati artefatti di Shinsei e di altri Shugen già famosi. Ok. E a questo punto fammi tu un tiro di conoscenze per vedere se capisci qual era lo scopo di tutto ciò. L'orteologia? Sì. Può andare? Va benissimo. Tengo 3 e quindi sono a 16. Tutte le cose che ti ha passato hai percepito fossero intrise dell'essenza
positiva di qualche spirito, di qualche santo, di qualche uomo puro, e sostanzialmente ti sta mettendo alla prova. Io dopo quello capisco. Che ti ha detto Kitsune, è facile capire il perché. Lo capisco, e fra l'altro lo ringrazio di questo, perché il fatto che lui mi metta alla prova, so che è, diciamo, per il mio bene, ma gli spiego che il mio destino è quello di scoprire da dove provengo, chi sono, e non posso rimanere a lungo qui. Gli chiedo se può donarmi uno di questi oggetti come segno di protezione, visto che sto andando incontro al mio destino, ringraziandolo ovviamente per l'ospitalità di questi giorni, che ho trovato molto piacevole. Non ti preoccupare, qualunque cosa possa essere utile alla vostra causa verrà gioiosamente donato a voi. Scelgo quell'oggetto che pot... È come la scelta del Santo Graal questa, eh? Stai attento. Esatto. La coppa di un falegname. La katana di legno. La tua, che è stata la katana di bambù. Ecco quella! È arrivata finalmente dal fiume. È sempre lei. Brava piccolina che sei tornata. No, un oggetto che possa avere una valenza spirituale per i discorsi che abbiamo fatto, ovviamente. Quello che ti dà è uno dei rosari di uno dei discepoli di Shinsei. Attenzione. Non è fatto di giada. Ti dà comunque un amuleto di giada, perché non si sa mai, è meglio avercelo. E ne ha regalati a dozzine a loro, quindi pare brutto non darlo anche a te. Sembra giusto. Il rosario è il tipico rosario da monaco errante. È fatto di bambù e vedi che è estremamente invecchiato, è stato risistemato più volte negli anni, riverniciato e cercato di mantenere il più integro possibile. A una persona che guarda per sbaglio o per caso non passerebbe assolutamente inosservato. No, passerebbe assolutamente inosservato, perché è un pezzo di bambù qualunque. Ok, però io so che cos'è e quindi per me ha valore, e quindi lo ringrazio. E segnati molto che di questo. Se lo usi attivamente mentre mediti, ti dà un 1K1 di meditazione. Okay, 1K1. In più ti dice: ti consiglio di passare l'ultima notte in città presso la locanda dei tuoi amici. Annuisco senza fare domande e lo faccio. La locanda è quella che loro avevano già visitato in precedenza, e il maggiordomo del daimyo ti conduce per sicurezza e per controllare che per strada non succeda nulla fino all'ingresso, e vedi che è una taverna estremamente anonima ormai, semi disabitata, perché vedi che c'è una luce dentro ma non senti il tipico vociare di una taverna. Quindi anche il proprietario che io avevo conosciuto non c'è più. So cosa è successo. Lo spirito gli aveva raccontato della taverna? No, non era rilevante. No, ok. Quindi non lo so. E il maggiordomo fa un inchino e si allontana. La aspetti, porta della taverna è aperta comunque. Dico, aspetti buon uomo, come mai non c'è più il proprietario che conoscevo? Lui ti guarda, ti sorride con un sorriso estremamente sdentato. Arrivederci. E si allontana. Non mi piace questa situazione. Questa è una di quelle situazioni in cui cambieresti via, quartiere, ciccia. C'è tipo una mega trappola. Esatto. Me sto già andando. No, è troppo evidente per essere una trappola, quindi ci vado. Entri nella locanda e vedi che l'unica persona all'interno della locanda, seduta davanti a una candela che sta bruciando, è Kakita. Ha un pasto abbastanza frugale davanti, una ciotola di riso e poco più, una bottiglietta di sake. Kakita-san. E la spada appoggiata sul tavolo. Che piacere rivederti. Cosa ci fai qua? Questa locanda adesso è nostra. Nostra? Dei lupi.
anche se adesso la volpe ha deciso che non ci chiamiamo più lupi. E come ha deciso che ci chiamiamo? Nue. Vedo che ci sono molte cose che mi sono perso e molte cose che avrai da raccontarmi questa sera. Mi verso del sake, mi metto lì con lui a mangiare e mi faccio raccontare tutto, così almeno. Allora, ti racconta che innanzitutto hanno preso la taverna praticamente con l'inganno e l'intimidazione. No, l'inganno no. Dal precedente, quasi dai. Dal precedente proprietario che è scappato per evitare di essere menato. Ecco. Il mio sguardo di disapprovazione. Però mi fa ridere. Ti racconta anche che il proprietario della locanda ha cercato di vendervi a qualcuno e quindi è stato minacciato per quel motivo. Ah beh, no, allora è stato lui il traditore. E che cazzo. Quindi... Poi ti racconta che hanno avuto un incontro con il Daimyo in cui sono state raccontate un po' di cose che hanno agitato il granchio e la volpe in particolare. E che il drago ha scoperto delle informazioni su quella pergamena che stava cercando per suo nonno, per cui sono partiti di gran corsa. Diretti in che direzione? Nelle terre d'ombra. Come temevo. Dove anche noi adesso siamo diretti. Dunque lo spirito della volpe non diceva il falso. Dobbiamo quindi raggiungerli, immagino. Che strano. Sì, e da quel che mi ha comunicato il Daimyo abbiamo già un passaggio su una nave che ci porterà il più vicino possibile. Non dovrebbe essere particolarmente lungo. Passo questa serata fra me e me, sono molto pensieroso. Guardo il fuoco nel camino e resto un po' da solo perché è come se ci fossero delle cose che mi spaventano, ma che non conosco, quindi... Però mi preparo per il viaggio, diciamo. Il giorno seguente, tu e Kakita partite appunto in nave, diretti a sud. E la nave che è stata scelta dal Daimyo è una piccola nave, di quelle che vengono in genere usate da piccoli gruppi di pirati della Mantide per il contrabbando. Non sono particolarmente grosse, ma sono più veloci di una normale imbarcazione, ovviamente. Ottimo. Infatti il viaggio in barca per voi dura meno di quanto non sia durato per gli altri lupi. Per me è stato eterno. Per te non è stato eterno, perché eri drogato tutto il tempo. Era addormentato e legato all'aereo. Perché soffri... Hai presente P.A. Baracus per l'aereo? Sì, ho capito. È uguale. Ecco. Quindi sberla lo ha... C'è stata quella scena con un dardo soporifero, quindi... Esatto. Vi lasciano praticamente al confine tra... i territori della gru e quelli del granchio, e Kakita parte abbastanza sicuro attraversando i territori della gru e cercando di evitare il più possibile le città dei territori della gru perché non vuole farsi vedere. Giustamente. Fingo di non accorgermene. Ma lui non fa molto per nascondere la cosa, è abbastanza evidente. Però lo capisco, quindi gli do una mano in questo, in un certo senso. E praticamente raggiungete il castello della famiglia Ida, che è al centro del muro, è il valico più fortificato lungo il muro, dove il padre di Kakunoshi vi stava già aspettando, era già stato avvisato che sareste arrivati qualche tempo dopo, ma in realtà siete arrivati il giorno dopo che loro sono partiti, perché avete aspettato di più ma ci avete messo di meno in nave. E vi danno una piccola imbarcazione per attraversare il tratto di mare che separa le terre del granchio da quelle del ragno. Ok, ma quindi saremmo già oltre il muro, cioè oltre il Rokugan. Siete già oltre il muro in questo momento. E il viaggio all'interno delle terre d'ombra non è piacevolissimo, anche se all'inizio non è nemmeno estremamente pericoloso. Te le hanno sempre raccontate, tu non le avevi mai viste in prima persona.
come un posto terribile dove non cresce nulla, dove la vita è impossibile, i mostri divorano qualunque cosa. E invece, a parte essere un po' più brulla e grigia, all'inizio sembra un territorio come un altro. Un posto di merdina invece di un posto di merda. Sì, un Molise. Sì, esatto, praticamente. Un povero Molise. Il posto di un povero. Ma poi il Molise è bello. Beh, è un po' brullo, è anche brutto. E mentre entrate più nell'entroterra delle terre d'ombra, gli altri lupi vedono tra le nebbie la sagoma del villaggio a cui stavate per... per arrivare. La volpe si domanda perché dobbiamo andare di qua. Perché è la strada più breve per arrivare dove dobbiamo arrivare. La volpe è una pessima sensazione. Io credo che siamo circondati da pessime sensazioni. Prima di andare. Il vento in questo momento è particolarmente forte e va nella direzione del villaggio, quindi voi adesso siete... A che distanza siamo dal villaggio a piedi? Minuti? Sì, okay. 15 prima di andare. Permettete alla volpe di provare una delle sue preghiere. Prego. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tiro fuori una delle mie pergamene, quelle nuove che stavo scrivendo, una di quelle piccole. E un post-it. Fate fa così e ti appiccica la benedizione. Quelli che appiccichi in fronte. Esatto, sigillo che allungo la mano davanti a me mentre inizio a recitare le parole, le lettere si illuminano sulla pergamena, compare il mio spirito della terra che assume la forma di un corvo. Che inizia a girare sopra le nostre teste. No, è lo spirito di Alarico. No, ancora. Basta, corvo. Oh, l'incantesimo si chiama Forza del Corvo, non capito. È colpa mia, Anche tu, però. More! Inizia a girare sopra le nostre teste, ci metto una trentina di secondi per lanciare l'incantesimo, e provo a richiedere al corvo di proteggerci dal... Com'è in italiano? La corruzione? Sì. Di proteggerci dalla corruzione e dei e di raffor- una parola difficile. Ma perché lui ce l'ha in testa in inglese. Sì, certo. Esatto. Di proteggerci, sì. Proteggerci dalla corruzione e rafforza le nostre menti con il potere del tuo battito d'ali contro le magie dei Matsukai. Perché di fatti dà anche un più 10 alla penalità nel lanciare incantesimi contro di noi ai Matsukai. Quindi tirare, 10 non è male. E a noi ci dà più 5k5 contro piace. Adesso ti piace il corvo, No, ma il corvo ci piace, che no, quest'anno come tematica dovremmo averne uno domestico come mascotte della dell'anno, della stagione, perché... Uso due... Quanti siamo noi in quattro? Perché c'è anche Cosè, che è giusto. Sì. Quindi chiedo tre rails per farlo su quattro persone, ok, di cui una è gratis, okay. Quindi sarebbe più 10 alla CD. No, non lo spendo il punto di vuoto, già ne ho spesi due, mi sa che non abbiamo dormito l'ultima volta, no? Corba. Abbiamo fatto qualcosa. Non avete fatto nulla di particolare in realtà. Ah, siamo reduci dai tizi. Da quelli della Giada. Sì, esatto, allora spendo. Sì, abbiamo dormito nella fortezza di Giada. Nel giardino di Giada. Sì, 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 ho visto Topolino divacare e quindi ne tengo 4, la CD è, scusate perché non giochiamo da un sacco, ho un settimane. Problema, la CD è 5 più 2 per 5 per il livello, il livello è 3, quindi sarebbe 15, sarebbe 20, quindi 30, sì. Perché ho due raise. Vai Rob. Ne tengo 4, speriamo. Quello è un 10 pari tirato. 10, 9, 9, 8. Fatta. Bene, bene. 12, 30, già ci siamo. Ok, il corvo vola sopra le nostre teste, si disfa in un mare di piume che cadono su di noi e svaniscono, e avete più 5k5 a tutti i tiri per resistere la corruzione del Shadowland, okay. Per 3 ore, tutti. E più, chi ci lancia magia del sangue ha un più 10 alla CD. Basta. Vi avvicinate al villaggio e la nebbia ovviamente inizia quindi un po' a diradarsi, vedete meglio quello che avete davanti. Intorno al villaggio sono state costruite delle palizzate di legno, sono più che altro dei tronchi appuntiti e piantati il più possibile velocemente nel terreno. Vedete che davanti al villaggio c'è un cadavere crocifisso. Urca. E appena vi avvicinate un po' di più, sentite una voce di donna. Fermi!
e vedete da dietro la palizzata una donna con i capelli raccolti dietro, un kimono che probabilmente una volta era un bel kimono ma adesso è un po' sporco e lacero, che vi punta un arco addosso. Io appoggio la mano sulla pergamena, quella lunghissima che stavo scrivendo, pronto, e dico, guardo loro, il corvo non ci protegge dalle frecce. Non penso, a meno che non siano corrotte. Non penso che ci sia bisogno di essere protetti dalle frecce. Chi siete? Mi chiamo Ryoko Ueda e insieme ai miei colleghi mercenari ci stiamo dirigendo verso la città del ragno per ottenere un incarico. Vorremmo solo passare attraverso il villaggio senza disturbare nessuno. Non c'è bisogno di usare le frecce. Deciderò io se c'è bisogno o no. Se volete... Gli uomini non sono ben accetti in questo posto dopo quello che è successo. Se volete, possiamo consegnarvi le armi all'ingresso e ce le ridarete quando andremo via. Perché non sono samurai. Non dico a bassa voce, ma per chi ci ascolta, non sono samurai. Non hanno nessun diritto di nessun dovere di rispettare la parola data. Io non mi fiderei, la volpe non si fiderebbe. Intanto cominciamo a parlamentare. Se vuoi posso provare a stenderla direttamente. Ma per quale ragione dobbiamo lasciare una distesa di persone che poi ci odieranno, quando invece possiamo lasciare una distesa di persone che ci ameranno? Sei tu l'esperto delle terre, di queste terre. Notate una cosa interessante adesso che siete più vicini a quel cadavere crocifisso. Il cadavere è girato verso il villaggio come monito per il villaggio. E adesso che lo vedete con meno nebbia tra voi e il cadavere, ha le mani legate alla spada. Quindi è crocifisso fino agli avambracci, ma poi le mani sono state legate alla spada. E la sua sta tenendo la spada piantata nel proprio ventre. Ok. Infatti più che crocifisso è legato con una corda per le braccia, ma è la spada che lo sta tenendo attaccato al legno, sollevato da 50 centimetri in aria. Quindi difficile che sia stato seppu. Che aspetto ha? Seppu condotto. Che aspetto ha? Ha l'aspetto, è un uomo di circa 40 anni, grosso modo. Non deve essere qui da poco, perché vedete che è abbastanza consumato e grigio e puzza abbastanza. E girando intorno, sul petto ha anche scritto con della vernice bianca Ghi, che vuol dire giustizia, che è una delle virtù del samurai. La donna gli dice: a chi prestate il vostro giuramento e la vostra fedeltà? A chi ci paga. E adesso chi vi sta pagando? Nessuno, stiamo andando a cercare un contratto. Lasciate le spade per terra. Io faccio. Io prendo la spada e il martello e li metto per terra. Io mostro le mani. A Kuseki mette la spada per terra. Io però dai, non faccio. Non è nemmeno la tua arma preferita. Io per ora non faccio niente. Senti la corda dell'arco che si tende. Tutti. Io faccio un passo. Cosa? Io faccio un passo di lato lasciandolo più scoperto. Anch'io. Cosa? Sono la stessa cosa. Lasciate le vostre armi per terra. A lungo così faccio finta di non sentire. Posso fare deserto? Sono sordo, che ne sai? Sì, ma loro ho visto, no, loro sono lì con te, sono i tuoi compagni di viaggio. Ma se non tu stanno fossi dicendo sordo, niente. Ma se tu fossi sordo te l'avrebbero detto loro, non è credibile. Primo, se fossi sordo non avresti detto cosa. Eh no, vedo che sta altro parlando e mi sta puntando. Loro hanno fatto questo gesto, quindi ad intuito, anche da sordo capisci che devi... Secondo, terzo ti sta puntando l'arco, quindi... A meno che tu non sia proprio... Non sono particolarmente vogliose di venire incontro a un gruppo di mercenari, quindi non tirerei troppo la corda perché già la
la sta tirando già. Lei. Sta già tirando. Questa cos'è che me lo dice? Questa era sì. Bella, bravo. Ok. L'hai fatto apposta. Pianto la spada per terra. La corda dell'arco si lascia un po' andare. E le lacrime. E vedete che altre due donne compaiono di fianco all'ingresso del villaggio e vi fanno cenno di avanzare. Io gli faccio cenno, le armi vengono dentro il villaggio con voi. Le però. Armi le portiamo noi. Ok. Vedi che loro hanno un forcone, della roba tirata su un po' la bella e meglio. Entrate? Sì, io sì. Avanzate tutti. Attivo il tatuaggio della montagna. Mi dà riduzione al danno, non okay. Si sa mai. Entrate tutti, appena siete passati le due donne escono. E più che donne sono delle ragazze, abbastanza giovani. Con cura. E vanno a prendere per piacere le vostre armi. Ah giusto, scusa, io calo le camme e il tonfa. Mi ero dimenticato che ce li ho, scusa. Ok. Con calma, con delicatezza, per piacere. Sono vicine le donne? Si tengono un po' lontane, ma non a metri di distanza. Ok. Tengono la giusta distanza. Allora io faccio una cosa. Tiro fuori un po' il mio amuleto di Giada, lo sfilo e dico, scusate, voi avete controllato noi, ma noi e glielo avvicino. Per vedere se gli succede qualcosa, se lo prendono. Una punta il forcone verso di voi sì, e l'altra sì. Tocca la Giada. Bene. Prende il ciondolo e lo appoggia sulla sua okay. Compagna. Io sono un po' deluso perché nella mia mente c'era già lui che gli faceva un suplex e diceva allora adesso ci fate prendere le armi, non lo fai, quindi sono un po' deluso. Entrate nel villaggio e il villaggio è in una situazione di quasi guerra. Quello che vi avevano raccontato gli scout del granchio non era così pesante come vedete nel villaggio, perché vi avevano detto che gli uomini erano stati portati via dai villaggi probabilmente per la guerra. Voi vi aspettavate di trovare i vecchi e i bambini perlomeno. È chiaro. Invece non trovate nessuno. Non c'è neanche mio fratello che non è mai esistito. No, non c'è neanche tuo fratello che non è mai esistito. Ascolta che mazzo. Esatto. Ah, okay. Scusa, ora mi ricordo. Ci sono solo donne, per lo più ragazze. E tutte si sono reinventate guerriere, a quanto pare. Hanno tutte degli attrezzi da lavoro o delle spade fatte non con cura, però... Però hanno il filo. Sì, sono dei pezzi di metallo un po' affilati, perlomeno. La ragazza che c'era sulla palizzata scende dalla palizzata. Si rimette in spalla l'arco e si avvicina a voi e vi dice: il mio nome è Inari. Questo mercenario si guarda intorno, si domanda dove sia il resto del villaggio. Tutto quello che serve è qui. C'è uno con la testa, non di parte. Molto se piacere. Volete dormire, abbiamo una casa disabitata che potete prendere per la notte. E così, giusto per chiedere, se nella notte succede qualcosa di un livello di gravità di circa la metà di quello che vedo che è successo qui intorno, noi come ci difendiamo chiusi in una casa e completamente disarmati? Potete dormire per strada allora. Con le armi? No. Quante gente c'è intorno a noi adesso? 6-7 ragazze. Quante armate? Tutte? Tutte. Quanto armate bene? No. Quante di queste sono armate decentemente? Un paio con i forconi e quella con l'arco. Ma sono forconi da contadino o sono forconi da guerra? No, sono forconi da contadino. Ok. E se invece concludessimo un contratto? Cioè non sono tridenti. Parla. Due di noi su quattro armati fuori per la strada a fare turni di guardia insieme a voi e a difendervi e aiutarvi a difendervi dalla minaccia in cambio dell'ospitalità.
quindi cibo e dormire. Tizia vi guarda. E in cambio i kami che aiutano questo mercenario potrebbero aiutare a lenire le ferite di alcune delle persone che sono più indisposte. Che sono tutte donne, tra l'altro. No. Non accettiamo certe cose. Ecco. Per questo maiale. Per questo questa terra è così brulla. Proprio perché qualcuno ha esagerato con certe pratiche, quest'area è così brulla. Ti rendi conto che una volta era probabilmente una ragazza molto dolce e carina. Adesso è una bitch, quindi la guardo malissimo. Adesso vedi che ha dovuto diventare più dura a causa di quello che sta succedendo. Un filino dura, esatto. Xiang, in questo posto non piace per niente la volpe. Io non mi giro. Mi fa specie che la volpe abbia pensato di andare in villeggiatura nelle terre dell'ombra. E quindi ogni metro... Quali di voi due vorrebbero restare a fare ronde? Io. Oh, questo mercenario è contrario alle armi. Ma fa. E ti guarda male. Mercenario sei, contrario. Farò io il turno di guardia. Anch'io. Sei, Valarmo lungo. Questo per... Sarà un interessante esercizio. Domanda, amico mio, ma chi è Xiang? Nei giorni che vi sognate di notte dite Xiang, ma chi? È il nome, dovete controllare è i vostri campi. È il nome delle gru che sorvolano le montagne a sud di qui. Potrebbe essere un amante. No, secondo me è un rotolo che gli ha battuto la testa. Ah. Se posso darvi un consiglio, ad ogni modo, dato che state affrontando il viaggio in queste terre inospitali, evitate gli uomini del ragno in questo momento. Non come vorrei mai che faceste la fine, e indica appena fuori dal... Quindi dal basta paletto. Essere uomini del ragno per fare quella fine? Credo che basti essere uomini. Cosa è successo? Ma noi siamo uomini. Per esatto, questo vi sto dicendo di tenervi lontano. Ah, quindi non siete state voi. Perché avremmo dovuto mettere un cadavere rivolto verso di noi. Per ricordarvi che non sono accettati uomini in questo villaggio? Non c'è bisogno di un monito per ricordarcelo. Mm. Se dite... volete restare. Ma signora, che cosa è successo in questo villaggio? Gli uomini sono successi. Di solito sono quelli che creano più problemi di tutti. In particolare cosa? Quell'uomo come morto, così, impalato. Quello è un monito che gli uomini del ragno hanno deciso di mettere davanti ai nostri occhi per ricordarci che prima o poi porteranno giustizia. Quello era uno degli uomini di questo villaggio. Che si è rifiutato di andare col ragno? Non sappiamo esattamente quale sia la sua colpa. Il mio è una giustizia secondo il ragno. E da quanto tempo gestite tutto da sole? Qualche settimana. È ancora tutto in piedi. Complimenti. Il mio amico vuole dire che nonostante tutto, con le forze ridotte che avete, siete riusciti a mantenere questo villaggio nel pieno della sua forza. Ovviamente è quello che non questo mercenario intendeva. Ah. Perché c'è un altro modo di intendere quello che ha detto questa persona? Molte sono le vie dei cani. Le nostre forze ridotte sono più che sufficienti a sbattervi fuori di nuovo dal villaggio. La vostra abitazione è là in fondo. Vi chiedo scusa per le parole del mio amico. Perché? Ditemi, avete per caso bisogno... Che anche voi chiediate scusa per le vostre parole? Sì. Io facevo orgogliose! No, non c'è problemi. Dopo tutto quello che è successo, fare il non lo sappiamo, cortigiano però. Per fargli le migliori scuse. Ok. Sta a vedere, eh. Oh, fatti, non esiste in questo gioco, ma... Però mica la media quasi per... Mica è vero. 15. No, 17, il scusa. Il minimo indispensabile. Vabbè. Sì, io volevo essere... Dovrebbe essere una cosa normale. Vi faccio le mie scuse per quello che ho detto. No, è il gesto dell'inchino. È il gesto dell'inchino.
per mostrarle rispetto. Se non avete bisogno d'altro, ci allontaneremo come da voi richiesto. Andremo all'edificio. Faccio per andare e poi mi fermo vicino alla tizia. Mi giro verso di lei. Gistralti, no! Da dove viene questo mercenario? È consuetudine donare qualcosa a chi fornisce ospitalità. La maschera del K. Lei allunga la mano. Io mi giro e vado verso la dove ci ha detto di andare. E c'era una bomba. Quello era Barin. La casa che vi hanno indicato, vedete che effettivamente è stata abbandonata più di qualche settimana fa. C'è parecchia polvere per terra, le pareti sono alcune delle pareti di carta sono praticamente a pezzi per qualche motivo. E hanno saccheggiato l'interno dell'abitazione. Non c'è nulla di utile, i mobili sono buttati per terra e... sì, è un tetto. Un tetto e due pareti, meglio che stare al freddo della steppa. Ma tanto noi dobbiamo stare fuori. Cosa sembrava essere prima? Casa, un'abitazione di qualcuno, comunque, sì, un'abitazione non di qualcuno. Quindi è difficile che ci siano robe segrete nascoste. Con difesa sarebbe più un'altra cerco cosa. Cerco tesori. Con difesa, cerco... no, no, intendevo. Cerco di capire cosa è successo a questa casa. Ok. Cioè, se è stata colpita da delle armi, se è stata asciata per entrare dentro. Asciata. Non è una gran sera. 20. Allora, ti sembra che sia stata ribaltata da qualcuno che cercava qualche cosa e che quei buchi che sono stati fatti siano stati fatti più per lo sfregio di non aver trovato nulla in casa con una spada. Da quello che hai visto, per come è ridotto il villaggio, non pensi che una di queste donne abbia una spada. Ok, sembra più una razzia, quindi. Sì. Ma per cercare qualcosa. Per cercare qualcosa. Questo è interessante. Che per razzia potrebbe essere anche beni, averi, gioielli, roba del riso, appunto. Riso, sa che. Non penso in una casa così cercassero la pergamena del drago perduto. Anche perché è praticamente una stanza, basta. Fine. Decideremo di stare qui per un po'. Sì. Io e Fang abbiamo un turno di guardia da fare. Volpe. Metto la pietra per terra, incido sopra e faccio il rituale, quello che abbiamo usato nella notte, nelle terre. Entro 15 metri da qui, se si avvicina una cosa corrotta inizia a bruciare. Ok. Ok, io mentre loro si assettano, io riesco, perché dobbiamo fare la guardia. Inari. Buono. Vi chiedo di darci le armi per poter fare la guardia. Inoltre, se me lo consentite, vorrei testare le difese. Dura un giorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che prova a notare se ci sono elementi deboli nei pali conficcati, dato che io ho l'ingegneria difensiva e vorrei fargli come favore per buona creanza. Di mettergli in su una difesa come Dio comanda nel più breve tempo possibile. Okay. Allora 9, 6, 7, 9, 6, 15, 7, 22. Noti che le palizzate sono state messe praticamente intorno a quasi tutto il villaggio, che non è particolarmente grande. Noti che c'è una struttura che è rimasta fuori dalla palizzata più a nord, vicino a un fiume, senti dal rumore. E vedi che da quel lato la palizzata è stata rinforzata parecchio, più che dagli altri lati. La palizzata non è robustissima da nessun lato. Non c'è un vero sforzo di ingegneria dietro, sono dei contadini che hanno piantato i pali nel terreno meglio che potevano. Ok, che consiglio gli posso dare per far sì che loro piano piano la rinforzino?
tipo metti dei pali a 45 gradi. No, nel senso, il muro, se no. Gli do, cioè cerco di dargli un trick che sia veloce e che però aumenti in maniera consistente la forza, la resistenza agli urti della palizzata che hanno messo su, ecco. Ok. Quello che consigli di fare più o meno è fare, che è la cosa più rapida in questo momento, un piccolo fossato intorno, scavando. Ok. In modo che comunque ci sia un buco in più da dover affrontare prima di arrivare alla palizzata. Non fermerà i mostri giganti delle terre d'ombra. Certo, chiaro. Ma gli esseri umani sì. Però un cavaliere sì. O un fante a piedi fanno più fatica sicuramente. Ok, quindi giusto una cosa, faccio una prova di meditazione io mentre loro fanno provare a fare quello. Poi vedo se quanto ho fatto, perché ho fatto 14, poi vedo se mi basta. In più ti volevo dire, perché non so cosa sia, però magari a te ti serve saperlo. Chi si avvicina entro 15 metri dalla casa, per entrare devono fare un tiro salvezza. E se entrano bruciano, ma devono avere almeno o un rank di taint oppure essere sotto il controllo della Lying Darkness, che non ho idea di cosa sia. Okay. È l'oscurità strisciante. Ma cos'è? Tipo una cosa che va in giro e controlla la gente? Sì, praticamente sì. Che però non corrompe. Sì, alla fine è corrotta lei, quindi brucia il cadavere. Il corpo di quel povero esatto, persona, esatto. Bello però il nome. L'oscurità che mente. Mentre le dico sta roba qua... Lying? Non è lying. Come... Mentre parlo di fossato e queste cose qua, visto che ho notato che è più forte verso l'edificio, gli chiedo, mi scusi, ma come mai in questo verso il mulino? Ok, giusto per... intanto lo vedo, cioè nel senso... Sì. Che non esisteva finché non l'ha creato Claudio. Non da master. Non da master. Come mai... verso quell'edificio la palizzata sembra rinforzata maggiormente, c'è stato un maggiore sforzo. Non parliamo di quel posto e vi consiglierei di evitarlo se potete. Per quale ragione? Porta sfortuna. È solo una questione di sfortuna o c'è dentro qualcosa che vi affligge? Vedi che la sua faccia si incupisce parecchio. Preferisco non parlarne. Vi chiedo una cosa. So che preferite non parlarne, me l'avete detto. Ma se noi ripulissimo quel luogo, siete voi vi fidereste di noi? Per consumare l'oscurità che ghermisce queste terre? No. Però ci possiamo andare vicini. La vostra anima è vostra. Poi teoricamente sì, lo posso fare, ma poi rimane terra brulla e abbandonata dai kami anche. Beh, meglio quello che... Alla fine è un cazzo di mulino. Vuoi un ani o un'atomica? L'atomica non rompe i coglioni. Esatto, l'atomica tranquillizza tutti. Poi si fa il baratto sulle bottigliette di Nuka Cola. Va bene, allora io descrivo brevemente la questione del mulino a loro. Fai strada. Che facciamo? Anche a lui. Io non ho capito però che c'è dentro questo mulino. Neanche io l'ho capito. Bisognerebbe metterci il naso. La Volpe ha una domanda. Sì. Quindi questa volta abbiamo un piano. No. E il piano è andare in un posto sicuramente con presenze e corrotto dalle terre d'ombra. Sì. Per aiutare delle sconosciute che non servono a niente per la nostra missione. No. Una volta che abbiamo... Sono fiero. La Volpe è fiera che per una volta abbiamo un piano, anche se sembra effettivamente un piano un po' del cazzo. Perdona, da mercenario, le parole in realtà possono essere pesanti. In realtà il piano c'è, Volpe. Il piano sarebbe evitare di avere alle spalle una cosa di cui non conosciamo l'entità. Perché se noi procediamo nella direzione... per arrivare dove dobbiamo arrivare. Beh, devi prima sterminare tutte le donne di questo villaggio. Oh, certo! E poi dopo, quando ha finito le donne, che sono in 5... noi saremo lontani. Sì. Però ce l'avremo sempre alle spalle. A meno che non sia il nostro bersaglio, mi sembra una follia, ma... la Volpe ripete, aspetta, sei tu l'esperto delle terre. Noi alle spalle. E Izawa
e cosa e cacchita in faccia, esatto. Vuoi aspettare loro? Potrebbero arrivare tra mesi. Appunto, ti ricordo che la giada che abbiamo addosso ci serve giusto giusto per il tempo del viaggio. E dopo punto, siamo... mi sembra stupido andare a cacciarci in una situazione dove c'è sicuramente qualcosa. Il piano non era di evitare tutto il possibile se non lo scontro finale? Ma la volpe ripete, e per la volpe è importante a differenza di altri, il gruppo decide. Nel frattempo sentite la voce di Inari urlare di nuovo verso qualcuno: fermi! E in questo momento Izawa e Kakita, che hanno affrontato il viaggio attraverso le terre d'ombra, passando prima dal giardino di Giada, le mille peripezie, che è una fortezza del granchio che si trova all'interno delle terre d'ombra, che viene usata come punto di ritorno per campo sostanzialmente in mezzo ai territori nemici. Vi è stato consegnato un sacco con parecchia giada, è proprio un sacco di giada letteralmente, che vi è stato detto vi aiuterà a combattere la corruzione mentre vi addentrate nelle terre. Mi hanno detto che più o meno avete un 3 settimane di tempo. Ok. E quando arrivate al questo ve l'ha lasciato il padre di Kakunoshi, che è il daimyo del granchio, e ti rendi conto che lui è il figlio di un daimyo e non l'ha mai fatto pesare a nessuno. Ti rendi anche conto che suo padre è una delle persone più stimabili che tu abbia mai conosciuto. Sì, infatti. Bene, bene. Chi vedo davanti a noi? Sono con Kakita, giusto? Sei con Kakita e vedi in lontananza questo villaggio con delle palizzate di legno, e sulla palizzata c'è una donna che vi punta l'arco contro. Faccio segno con calma, muovo le mani per far vedere che siamo venuti in pace. Altri uomini? Voi chi siete? Guardo Kakita. Kakita, il suo barbone è sempre più lungo perché ha deciso che non se la taglierà mai più. Mamma mia. Noi sentiamo questo dialogo. Voi sentite Inari urlare dalla palizzata. Bene, gli rispondiamo, direi. Kakita ti facendo con la testa. Siamo in viaggio e stiamo cercando dei nostri amici. Forse questi altri uomini a cui vi riferite sono proprio loro. Se avete concesso loro di entrare, sappiate che sì, veniamo in pace quanto loro. Descrivete i vostri compagni. Umon è stato abbandonato in tutto questo alla città dei ricordi. Sì, sì, lascialo là e stupralo. Uno di loro è divertente quanto fa sta in galera. Parla di sé in terza persona dicendo la volpe. Gli altri sono a posto. Sono tranquilli. Posate le armi ed entrate disarmati. Mi hanno riconosciuto subito. Taglio la volpe. Bene, poggio le armi, vedendo dalla palizzata e da una serie di cose che probabilmente c'è stato qualcosa qua. Kakita alza la sua spada di bambù e dice: anche questa? No, quella io di legno non la poso, poso quella ufficiale, la lascio giù e chiedo spiegazioni. Dunque, le persone che abbiamo descritto sono nel vostro villaggio? Per ora. Bene, vi lascio allora le nostre armi come segno di conciliazione. Mi pare di capire che state cercando di difendervi da qualcosa. Sì, e di fianco poi c'è sempre quel cadavere con la spada. Fra l'altro, piccata nel petto. Fra l'altro vedo anche questo. Sì, e vi consiglio di non fare scelte avventate. Abbiamo già spiegato ai vostri compagni che le donne non sono così deboli come pensate. Non ho mai conosciuto una donna debole. E passo per andare a cercarli sostanzialmente. Appena entri ci sono due tizie con il forcone.
che ti indicano una casa. Le ragazzine di prima. Sì, le ragazzine di prima. I tuoi amici sono là. Cioè, faccio un inchino e proseguo. Comunque si capisce che siamo samurai, immagino. Anche se siamo qua. Allora, Kakita non cioè, tanto. Non so. E. Non gli ha detto niente al caso di Giada. Se abbiamo. Al coso di Giada. Lui avrà fatto domande su di noi, no? Avevate lasciato. Lui che conosce aveva lasciato solo detto. Uno solo lo sapeva che era il capo. Che era il capo. Di dire di presentarvi come mercenari. Vabbè, a me però anche un Ronin, niente, anche un Ronin può essere un mercenario e sentirsi comunque samurai. Quindi l'atteggiamento tuo è quello. Io mi inchino leggermente e vado avanti cercando loro, sostanzialmente la casa che mi ha indicato. La casa che ti hanno indicato è facile da trovare, perché poi è un piccolo villaggio, saranno una decina di case. Do un'occhiata a Kakita perché suppongo che abbia ancora delle armi addosso. No, cioè, anzi, Kakita ha tenuto solo la spada di bambù, che tra l'altro era l'unica arma con cui voleva partire. Esatto. All'inizio. Vabbè. Finalmente è riuscito a ottenere. Sostanzialmente io ho il wakizashi e basta in questo momento. No, se hai anche il wakizashi non ti fanno non ci entrare. Ah, ok, allora poso tutte e due. Io ho solo il wakizashi. Per quanto sia disonorevole, però. Ma tu sei un Ronin senza padrone. Molto quando sei ospite in teoria non è tanto disonorevole. È come appenderlo alla rastrelliera all'inizio. Poi sono uno sciugenzo, il cazzo se ne frega a te dello wakizashi. Beh, ma il simbolo è sempre sì, samurai. È vero, è vero. Comunque, caro amico, ho una buona notizia per te. Tu sei rank 2. Perché hai esattamente 150 punti. Te li ho appena calcolati. Vabbè, dopo... Devi sceglierti tre spell nuove, poi. Ah, che figata. Vabbè, lo faccio dopo. Mm-hmm. Ok, proseguo e busso. Non brucia? No. Perché ci sono io? Toh! Lui! Ah, ci ero con te! No, io sono solo sì? Siamo noi. Noi chi? Kakita apre la porta. Esatto! Spalanco la porta! Noi! Noi chi? Entra dentro, si siede. Dov'è, sa che? Io guardo la piastra che ho inciso per terra, non brilla, non brucia, ok. Mi ricorda la Rico e Olaf. No, più o meno. Subito bene. Piacere di rivedervi. Gli altri? Chi? Si rialza. Rimane solo un mon. Casa. Ah, Ida. Ok. Jean-Pierre. È pieno di nomi francesi che ma io non me li ricordo i vostri nomi. Segnateli. No, ma non voglio segnare, non voglio ricordarmeli. Vabbè. Sono in giro a pattugliare. Noi sentiamo lui che urla, sono in giro a pattugliare. Chissà cosa. Io ti guardo come dire dobbiamo proprio. Volpe, sono proprio contento di No, a quanto pare in pubblico sì. vogliono. Ah. Io credo che sarà molto più facile. Soprattutto Xiang, non gestire le creature dell'ombra che gestire Kitsune. Aspetta un secondo. Scusa. Il tuo nome da mercenario che ti eri scelto con cui loro ti chiamano è Volpe, perché sei un deficiente. Sì. Quindi vedi, senza farlo apposta. Sì, sì. Io abbiamo giocato troppo tempo fa. Mi raccomando, a me va bene perché. Come fai a sapere che te l'hanno detto al tempo di Giada? Sei più prevedibile di quanto tu possa pensare. La volpe si raccomanda a non chiamare Xiang con il suo nome. Si altera. E come dovrei chiamarlo? Credo che si chiami Fuleng. Mi rifiuto. In questo momento sono diventato incazzoso. Che stronzo. Mi il primo nome che ho trovato sulla scheda. Chi è? Perché lì si perché è il dio è Satana. Malvagio. Ma ce la può fare? Che ragazzo così. Che rincoglionito. Cioè io arrivo e gli dico volpe ed è giusto. Che rincoglionito. Praticamente mi ha dato l'epiteto di Satana. Satana. Che la tradizione moderna. Di Satana. Si chiama Fuleng. Sì, Satana. Grande. Capisco che sia un nome un po' stupido da scegliere, ma conosciamo tutti Fuleng, quindi... Ora ricordo, perché la serenità di questo viaggio mi è sembrata maggiore in tua assenza. Lo so, ma... a volte può essere pesante. Ma ammetto che non mi sono divertito così tanto quanto in vostra compagnia.
Dunque, ragguagliatevi. C'è da ricordare che prima viveva da solo nel bosco. Esatto, quindi... cioè, quindi mi annoio e quindi... Ragguagliatemi piuttosto su tutta la situazione. Ma vorrei riannoiarti. Ma te come sei nelle ultime due settimane mentre Kakita sta andando a recuperare gli altri. Possiamo parlare, perché ovviamente davanti agli altri è stato più difficile. Diciamo che il nostro scopo è fermare quello che era già stato iniziato. Quindi stiamo cercando lo stiamo cercando quella cosa lì. Ok. Mio zio. Sì. Cosa si chiede? Stiamo cercando tuo zio. Quello che è che adesso, a quanto pare, Ida, che si fa chiamare Ida Motoko. Sì. Un altro nome a caso che hai preso dalla scheda della... Come si chiamava? Ah, Ryuzaki, ecco come mi fa chiamare. Come Motoko ha detto. Io sono Ryuzaki. Buono a sapersi. Motoko ha detto. Ma puoi chiamarmi L. Vuole andare a salvare questo villaggio di donne con la scusa di non lasciarci qualcosa di malvagio dietro di noi. E c'è un mulino a quanto pare qua vicino e c'è tanta roba brutta. Perché ritenete che vi sia ancora presenza di qualcosa qui, dato che la battaglia sembra essere avvenuta? Perché se guardi attentamente le difese di questo villaggio, vedi che da una parte sono praticamente completamente scoperti, se non delle aste di picconi e delle balle di fieno messe a difesa. Sì, è chiaro. E dall'altra parte invece qualcuno si è divertito anche a mettere spuntoni di metallo, come se avessero saccheggiato una forgia e nessuno sapesse usare quello che c'è dentro. Quindi desiderate aiutare questo villaggio di ragazze? E Motoko vuole andare lì. Per non proseguire il nostro viaggio. Loro vogliono... Per non proseguire il viaggio, lasciandoci alle spalle potenziali minacce. Intanto grazie di nuovo a Mattia che ci ha mandato queste birre grazie tedesche. Buone. Degli dei norvegesi. Sì, sì. Complimenti. Inclini il bicchiere. Veramente buone. No, poi faccio la fine tua. No, ma è il contrario. No, è il contrario. È il contrario. Io l'ho fatta apposta. Tu veramente non sai nulla di me. Ma è lo sponsor. Fermati. No, è un nostro ascoltatore. Fa. Però potrebbe diventare uno sponsor. Se vuole fare da sponsor ci può mandare altre casse di birra. Mandateci altre birre. Comunque questa è la situazione, dobbiamo raggiungere il ragno perché lì abbiamo due obiettivi. Uno, aiutare Fuleng a trovare quello che sta cercando. Non posso ascoltare le tue parole, Volpe. Io da fuori non l'ha scelto la Volpe. Cazzo, comunque aiutare Fuleng a trovare, chiamiamola Leng. Non l'ha scelta nemmeno lui. Dobbiamo aiutare Leng a trovare delle cose del suo passato. E poi Fusei è proprio stronzo perché lì sa come mi chiama. Si sta divertendo un mondo. Indagare su quello che è rimasto. Mafang comunque. Mafang, ecco, chiamiamolo Mafang. Fuleng, ma noi sappiamo dove dobbiamo andare. Sì, dobbiamo... lontano da qui. Il granchio non c'è, peccato. Se no non ti parlavo qua così di loro. Ok, ma abbiamo una pista? Sì. O abbiamo delle coordinate, sappiamo dov'è questo posto? Grosso modo. Ok. Lontano da qui. Va bene. Quindi stare qui sarebbe solo visto perdere tempo e assoggettarci di più alla corruzione che si trova ovunque su queste terre. Volpe San, visto che siamo solo io e te. No, evita il San, non siamo mercenari. Bene. Allora, se c'è una donna visto che siamo solo io e te, e visto che tu mi hai mandato uno spirito a parlarmi, Kuseki può ascoltare quello che vuole. Io non so chi sia Kuseki comunque. Infatti. Giusto. Kennosuke. Kennosuke. Kennosuke, lo spirito che mi hai mandato mi ha rivelato alcune cose. Vorrei capire meglio questa questione e chiarirci. Mm-hmm. Beh, se non stai bruciando vuol dire che non sei malvagio. Complimenti. Questo antenato di cui parlavo allo spirito, chi sarebbe? Ah, non lo so. E come fai a sapere che è un mio antenato? No, la volpe sa poco, solo quello che le è stato riferito. Chi te l'ha riferito? No. Chi è che effettivamente mi ha detto il padre di Akuseki? Suo padre. Il padre di Kennosuke.
mio padre, genericamente va bene anche dire mio padre. Il cui fratello è posseduto dallo stesso spirito che sarebbe il mio antenato. Non andrei a parlare 420, però insomma. La volpe non sa questo, sa solo che il suo padre. Siamo in una casetta di pietra da solo. No, siete in una casetta di legno e carta. E regno e parete di carta. Cazzo. Quello che ha detto il padre è che tu sei una creatura malvagia e sei voluto tradirci e ucciderci alle spalle. Ma lui l'ha saputo proprio. Dove si chiedeva lui? Dal suo fratello. Da chi altri, se no? Quindi dovremmo supporre che l'unica informazione in tuo possesso deriva dalla stessa persona malvagia che sta possedendo lo spirito di suo fratello. No, deriva da suo padre. Mio padre non è una persona malvagia, per mia fortuna. Ma da chi l'avrà saputo? E mi sembra ingiusto una cosa così. Giudicare una persona solo perché ha un brutto fratello. Sto chiedendo. Sarebbe come giudicare una persona perché ha un brutto padre. Da chi può averla saputa? La domanda di Ryuk è... di Ryosuke è giusta. Mokoto. No, è... Ryuzaki. Ryuzaki. Ryosuke, Ryuzaki. È la solo un'ipotesi. Siete la tutti mia. Uguali. Non riusciamo a elaborare un piano decente. Ma ci stiamo infognando con i nomi. Dobbiamo semplicemente stare attenti a ciò che il nemico fa trapelare fra di noi. La tua domanda comunque è più che giusta. Mi sembra il minimo, dopo quello che abbiamo scoperto non su di te, dirti un piccolo dettaglio. Mio padre non l'ha saputo da una creatura malvagia. Mio padre è uno di quelli che era votato a contenere tale malvagità. Che è una bella differenza, se la se permette alla volpe, eh. Ma questo non ci dice come fa a sapere che io sono un antenato di quello spirito. Perché abbiamo tracciato la discendenza di quello spirito per generazioni, tenendovi d'occhio, non pensare di essere l'unico. E in più, come sai, ben sai, i kami sono fonte di grande saggezza e informazioni. So che siete un samurai, lo dico a bassa voce. No, lui che cos'è? Scusami. Io sono un mercenario. Io mi alzo. Ed è probabilmente la cosa più vera che io abbia. Io mi alzo e ma è davvero un mercenario. Io mi alzo e sbuffando e fa. Ma lui se l'unica cosa che sai è questa, siamo veramente a posto. E esco a cercare gli da Exiaki. Scusami, quindi Akuseki non è un samurai. No. No. Bene. E allora suo padre, che è il Daimyo. E allora per quale motivo? È vero. È vero. È vero. Come che no, no, è vero. No, no, è vero. Per una volta che non ti sta trollando. E la mafia è arrivata allo Stato. Esatto. La traduzione più veloce è questa. Per il bene di tutti. Il discorso è... Mafia napoletana, direi. No, no, questo qui è reggaeton, questi qua sono i Latin Kings. Ti rendi conto... È cominciata la stagione. Chiamami come vuoi. Tra l'altro adesso lo vedi, è completamente diverso dall'ultima volta che l'hai visto. È un po' più magrolino e macciato ed è completamente rasato e calmo. Cioè, eh già, è vero, è rasato al zero. Tu che non sei un samurai, stai mettendo in dubbio la mia appartenenza alla mia famiglia. No, non la sto mettendo in dubbio. Siamo sicuri della tua discendenza. È quello il problema. Oh, eccoli. Quello che faccio non sto cenno. Mettendo in dubbio è il tuo onore. Infatti io ho insistito perché tu venissi con noi. Se quel che dici è vero, allora dovrò chiederti scusa perché ho appena pensato di sfidarti a duello. Ma so che se stai dicendo questo... Se vuoi sfidarmi a duello, tanto ho sfidato a duello tutti gli altri e ho già perso con tutti quanti. No, con me no. Ma so che in queste terre... Dove non regna ancora lo spirito del Rokugan e non alberga l'onore dei samurai. Sarebbe solo tempo sprecato. Dobbiamo essere uniti fra di noi in questa missione. E dopo tutto, verificare quanto tu stai dicendo è anche il mio interesse. Ed è per questo che sono qui, dopo tutto. Infatti è per quello che io ho insistito che tu quindi venissi. Se c'è qualcuno che ha necessità di scoprire questo quanto noi, sei tu. Quindi rimanderemo questa discussione a quando avremo più informazioni. Mi sembra sensato. Nel frattempo voi state passando davanti alla casa. Sì, anche io sto facendo cenno di venire. Se li vedo. Oh, ben arrivati. Grazie. Proseguirò io la ronda. Ah, ma io non voglio proseguire la ronda. Io voglio andare nel mulino. Ecco. Che mulino ti chiede Kakita? C'è un mulino qui fuori dalla palizzata e dalla fortificazione che... Inari, quella che sembra essere la capa del villaggio,
devono esserne successe di cose per essere capo villaggio a 16 anni. Quanti anni sembra che abbia? Meno di una ventina comunque. Sì. Era capo villaggio così giovane. Appunto. Io non so se voi avete un'idea, ma per quella che è la mia conoscenza delle Terre d'Ombra, come ribadisco, è meglio non avere questi esseri alle spalle. B, se c'è qualcosa, almeno dal mio punto di vista, è mio dovere distruggerlo. Qui con siamo... me sfondi una porta aperta in questo momento. Perché ho voglia di menare le mani, non so se si era capito. Io mi metto sull'uscio della porta per vedere che non ci sia nessuno intorno. No. Ti sembra che si stiano tenendo tutte abbastanza lontane? Vedo che sono passate poche ore nelle Terre d'Ombra e già sei diventato un barbaro. Sono sempre stato, ho sempre avuto un debole per questo tipo di battaglie. Meditazione, TN15, passato. Attivo il chio della terra e sento che se entro 250 metri c'è nessuno. Ci sta. Beh, entro 250 metri c'è qualcuno. Perché il villaggio. No, l'importante è che siano tutti lontani dalla casa. In tutto il villaggio c'è qualcuno. Avremo bisogno però delle nostre. L'importante è che non ci sia nessuno vicino alla casa. Allora, no, quindi. Però una cosa importante è che senti quante persone ci sono nel villaggio. Perché occupa 250 metri, piglia più o meno tutto il villaggio. Quindi praticamente tutto il villaggio. Sì, sono proprio. Tranne il mulino. Sì, il mulino è fuori. Quello che c'è dentro alla palizzata. E senti che in tutto sono una quindicina di persone. Questi, pochissime. Di cui alcune hanno una forza vitale abbastanza bassa. O sono bambini o sono anziani. Bambine e anziane in questo caso, perché ti rendi conto che maschi non ce ne sono. In più, Kakunoshi, fammi un... tiro di conoscenze, tu che sei del Terre d'Ombra. Quasi ok. Posto. Sì, Terre d'Ombra. 17. Adesso che stai pensando a che cosa può essere successo al mulino, quali creature potrebbero esserci essendo vicino a un fiume, che cosa è più probabile che sia, fai anche un rapido conto di quello che hai visto mentre arrivavate, di com'era la zona. E ripensi per un attimo al cadavere fuori dalla palizzata. E ti ricordi una cosa particolare delle Terre d'Ombra, dove i clan, l'unico clan che effettivamente ha del potere è quello del ragno, sì. Che ha tutta una sua visione molto particolare delle otto virtù del samurai. E ti ricordi che per loro la giustizia non è quello che considerate voi, riportare certo. Ciò che è giusto, bla 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 bla, ma è esigere vendetta su chi ha compiuto qualche cosa. Una punizione del genere è per qualcuno che si è rifiutato di fare quello che doveva essere fatto. Oh. In più, essendo vicino a un fiume, se c'è una creatura che effettivamente che abita nel mulino è probabilmente un kappa. Fischio. Ok. Cazzo, io ho dato la maschera del K. Che bel regalo che gli hai fatto proprio. Non lo sanno. Porca vacca. Cos'è un K? Esatto, spiegami. È una specie di tartaruga. È uno spirito acquatico che uccide le persone. È uno spirito acquatico che uccide le persone. Pesantemente corazzato e un po' stronzo. Quindi. È uno spirito che viene dal Sakaku, come i Kitsune. È fisico. Ah, quindi siete amici? No, è molto fisico. Ma neanche il problema è che non credo che sia facile. Ma neanche non i è veri così facilmente menabile. Non sono però molto amici. Questo non è detto. Ah, capito. Solo perché abbiamo incontrato una persona deliziosa come Mayumi, non vuol dire che tutte le volpi. La volpe ha sentito storie di molte volpi che hanno fatto perdere bambini nella foresta. Gli spiriti del Sakaku hanno una loro filosofia che si distingue molto da quella del Bushido. Bene, detto questo, credo che sia il caso di andare a fare un paio di chiacchiere a carte scoperte con la signora e capire. La ragazzina? La signora. È una ragazzina. È una signora. Ti ricordo che nell'impero ci si sposa a 13 anni e si figlia a 15. Questa è già passata. È comunque una ragazzina, una vecchia ormai. Una vecchia. Tranne le nostre guerriere, quelle figliano fino a 56, ma è un problema da granchi.
Akuseki, calmo. Akuseki credo che abbia già dato l'altra sera. Sono calmissimo. E pensare, si chiama... pensare che sembra mesi fa. E comunque si chiama Umon. No, aspetta, l'altra sera in che senso? Quando abbiamo... No, perché l'altra sera eravamo in mezzo alle terre d'ombra. No. Almeno fa male. Ah, non mi stupirebbe. La volpe non si stupirebbe. Prima molto. Di partire. Ah, ok. Eravate voi con me. E comunque Kakita ti dice, a proposito di Umon. Sì. Ho preferito lasciarlo al sicuro. Ah, sì, sì, va benissimo. Un ulteriore problema non sarebbe assolutamente stato accettabile. Se ne abbiamo Umon già abbastanza. Avesse voglia di... raggiungerci, troverebbe sicuramente il modo facilmente. Certo. Ho chiesto al Daigo che non lo faccia. Troverebbe comunque il modo un po' meno facilmente. Va bene, vedremo. Vedremo. Con la stessa facilità in cui è finito dentro una prigione come un pirla. Sì, vediamo. Uscire quando voleva. Vediamo chi dei due avrà ragione. Ad ogni modo. Quindi veramente abbiamo intenzione di andare al mulino? No. Per il momento abbiamo intenzione di capire che diamine sta succedendo qui e per quale ragione noi ci potremmo trovare. Se quella che ho visto fuori col cadavere appeso è una minaccia di vendetta, ci potremmo trovare esattamente nel bel mezzo di una carica sul villaggio perché questi vogliono vendetta. Rispetto a quello che loro qui non stanno ma facendo. Ma quelli sono uomini, possono essere uccisi facilmente. Sì, però dipende. Abbiamo uno Xiang e non abbiamo paura di usarlo. Sì, se arrivano in 50 uno Xiang diventa un cavolo di problema. E noi abbiamo tutt'altro interesse, quindi se quando arrivano questi... Possiamo seguire il sentiero dei kami e andarcene? Certo. E io ti ribadisco che possiamo fare un sacco di cose, però poi, quando avremo bisogno di aiuto, non lo troveremo da nessuno. Non solo. Voi che siete ancora samurai, sarebbe disonorevole per voi non aiutare chi è in difficoltà. Beh, ma come... Sai da dove viene la parola samurai? Sì. Immagino che la volpe non si preoccupi molto di queste facezie, ma... Posso provare a sapere se lo so? Sì. Cos'è? Conoscenze araldica o conoscenze storia o conoscenze... Cortigiano... Ma forse anche cortigiano. No, proprio questa è proprio una conoscenza... Kenjutsu? No, non c'entra niente, Kenjutsu no, è quello. L'arte della spada. Questa è proprio una conoscenza accademica. Quindi perché... intelligenza? Sì. È come dirti, sai da che cosa viene la parola duca? Anche sì, se esatto. Sei un duca non è detto che tu sappia da dove viene la parola duca. 16. Magari non proprio il taglio sulla definizione da Wikipedia. Te l'ha spiegato una volta da piccolo tuo padre, ma tuo padre è sempre stato un samurai abbastanza atipico. Era qualcosa a che fare con... essere servi. Ok. Beh, sanno tutti della servitù, ma non è questo il punto. Cerco di deviare. Dio. Bello. Sanno tutti. Beh, ma è proprio quello il punto. Caro voi, è come diceva Izawa, non siamo legati alle tradizioni di Rokugan qui. Non Izawa. Siamo su Rokugan, ma siamo comunque legati lui. Al nostro onore. Non si chiama Izawa. Tra di noi dobbiamo usare i nomi falsi, è difficile continuare a ricordarseli. Guarda, è difficile un sacco di cose. Tu non stai portando decine di pergamene di cui devi ricordare esattamente ogni singola cosa. La tua testa è molto vuota, Ida. Se non per affonda, taglia, scusate. Ammazza. Devo dirti che le pergamene le porta la tua schiena, non la tua testa. Sì, ma se dovessi ogni volta leggerle, se la volpe dovesse ogni volta leggerle senza sapere ricordarle, ci vorrebbe il triplo del tempo. E quindi il tuo esempio non regge. Ma in ogni caso, anche se non siamo legati alle usanze di Rokugan, siamo comunque legati al nostro onore. Ciao. Se ne hai ancora uno. Ad ogni modo se non ne hai ancora. Non sei ovvio. Obbligato o a o se sei più morto di un cane morto. Beh, Kakita cosa non ne ha bisogno? Chi è Kakita? Ognuno decide per sé. Certo. Riguardo le proprie scelte e il proprio nome. Bayushi. E direi che io scusate, ho sentito fin troppe chiacchiere perché andiamo a parlare con queste ragazze. Sì, ad ogni modo, chi vuole, chi è disponibile a fare una spedizione al mulino? Kakita alza ovviamente la mano. Bene, abbiamo quattro volontari. Io ho le mani giù e Kakita però sente lievemente il braccio che gli viene tirato giù dal mio spirito della terra. Non c'ha abbastanza forza, però un pochino lo tira giù. Io dico di bruciare il mulino. No. Ah, questa è un'opzione interessante. È da tanto che non brucia qualcosa. È vero. La volpe può fare la grande distanza e do una pacca sulla pergamena che mi occupa tipo metà ma della ma prima schiena. Andiamo a parlare con queste ragazze. Io eviterei di cominciare a dare fuoco e creare un faro nella notte in mezzo a una radura. Forse esatto. Qualcuno potrebbe vederlo e decidere. Questa è un'ottima idea.
contraria a quella di andare al mulino. Ogni tanto mi confondi. È una situazione comune. Lang. Sì, è lui. Andiamo. Andiamo. Cosa, andate, aspetta, quindi dalle... cosa vogliamo... Umon, tu cosa vuoi fare? Ah, io... sì, gradirei parlare con le ragazze. Ok. Ci può essere d'aiuto. Il buono ride sul serio. Ci può essere d'aiuto fargli capire che abbiamo anche una fonte di intrattenimento per loro per la serata. Intanto Kakita vi dice: io preferisco continuare a fare un giro per il villaggio. Vai tranquillo. Sembra un'ottima idea. Anzi, la volpe verrà con te. Se vedi qualcosa di strano, lancia il segnale. Ricordate che per tutto il resto della giornata questo luogo è sicuro. Quindi tornate qui dovesse accadere qualcosa. O sospettaste di qualcuno. Fuga di ritiro estremo. Questa informazione però è da dire anche alle signore. Vedete voi. Andiamo, Kakita. Vado a fare un giro di perlustrazione esterna del mulino. Ok. Vabbè, si è Xiang. Quindi Ryuk, Kakunoshi e Akuseki vanno a parlare con Inari. Mm-hmm. E Inari la trovate nella casa più robusta che avete visto nel villaggio, che è la forgia. Ok. Ci sta. Giusto. Degli eroi. No, è una forgia, è una forgia di un povero villaggio. È la forgia di hamburger. La forgia non è neanche dell'unico svedese di Rokugan. Sì. È la forgia dell'unico svedese di Rokugan. È vero. Andate ad ascoltare Kage Max. Io direi nel viaggio, no? Sono 40 metri. Nei 40 metri gli dico: direi di chiedergli semplicemente che cosa è successo e se possiamo essere d'aiuto. Allora, tecnicamente non ne vuole parlare, ho già provato a chiederglielo, quindi ci dovremmo cercare di arrivare in maniera diversa. Sì, ma comunque, diciamogli qualcosa di noi. D'altronde, dopo tutto, non abbiamo così tanto da nascondere con loro. E magari se diciamo qualcosa di quello che stiamo facendo, loro si fideranno di noi e ci spiegheranno la situazione. Certo. Vediamo. Mentre andate in là, in questi 40 metri che vi separano dalla forgia, vedete che fuori dalla forgia è legato un cavallo. Oh! C'è qualche... cioè, meno male che non l'ho visto. Altro simboli, selle. Ha una sella. C'è evidentemente un cavallo da viaggio perché ha legate parecchie sacche addosso. Non è un carretto, però vi sembra il cavallo di qualcuno abituato a viaggiare avanti e indietro parecchio. Lo tocco, cioè nel senso lo accarezzo così per capire se tipo è appena arrivato e sta riposando. Sì, senti che il battito è abbastanza agitato. È probabilmente arrivato dopo di voi. Perché non c'era prima. Interessante, lo dico anche a lui. E entriamo, non so. Sì, è molto interessante, soprattutto per il fatto che non abbiamo sentito il solito urlaccio: chi siete, andate via. Quindi vuol dire che chiunque sia proprietario di questo cavallo ha accesso libero al villaggio. O è una donna. O è una donna. Ha comunque accesso libero al villaggio. Va bene. Beh, direi che conviene andare a fare quattro chiacchiere. Bussiamo. Vi viene ad aprire Inari, non ha servitori, le altre ragazze non la riveriscono in nessun modo, sembra che siano tutte abbastanza pari di grado. Lei è il capo perché è quella con l'arco e probabilmente quella che si prende la briga di fare, ma non perché abbia effettivamente un potere all'interno rispetto ad altri. Eppure, quando il cavaliere dotato di cavallo è arrivato, è andato proprio a casa sua. Quindi e quando Inari viene ad aprirvi la porta, vedete che all'interno della stanza, infatti, c'è un uomo che è abbastanza anziano, avrà sui 55-60 anni. Un po' è un consumato dall'età, per cui capite che è più giovane di quanti ne dimostra, però sembra consumato dall'essere andato avanti e indietro parecchio all'interno delle Terre d'Ombra. Ok. E non è vestito in maniera particolarmente vistosa, ma sembra essere vestito in maniera molto comoda, quindi da viaggio proprio. Ok. Sta bevendo una tazza di tè e ci sono dei dolcetti di riso sul tavolo. E quando Inari vi apre la porta, vi dice subito: cosa volete? Vogliamo sapere
un po' di cose prima di andare al mulino. Avete deciso, quindi? Direi di sì. Però abbiamo bisogno di sapere per filo e per segno che cosa sta succedendo e soprattutto, la guardo fisso negli occhi, quando vi scade l'ultimatum. Lei guarda il tizio alle sue spalle, si sposta dalla porta e vi fa accenno di entrare. Entriamo. Il vecchio vi guarda, vi fa un cenno con la testa, non Saluto. Troppo ossequioso, però giusto di riconoscimento della vostra mercenarietà. Presenza, esatto. Non volevo disturbare Inari, se avete di che discutere posso tornare più tardi. No, tanto sai tutto ciò di cui stiamo per parlare. E lui fa un sorriso un po' triste, ma fa un cenno con la testa. Vi mostra le sedie intorno all'unico sedie, poi sono dei cuscini buttati per terra. Buttate intorno al tavolo che c'è al centro della stanza. Vedete che ci sono effettivamente delle sedie che non sono usate da nessuno perché nessuno è abituato a usarle, ma sono buttate là nell'angolo. E Inari versa delle tazze di tè anche per voi. E a questo punto tutti e tre fate un tiro di conoscenze. Domanda al master. Io dovevo aggiungermi delle cose, ma non tre so quali. E basta. E adesso tiri un dado in più quando lanci le spell. Minchia, che tiro. 10. E tieni anche conoscenze in cosa? Generali. Non hai nessun tipo Solo di conoscenza. Solo teologia. Va benissimo. Ma se io ho l'enfasi, cos'è che dovevo fare? Ritiri gli uno e i due. Ah, ok. In terra d'ombra ci può stare. Camminare nella forma di Bayushi. Era fattibile o ho bisogno di portantina? Avevo tre. No, è fattibile se non devi fare chilometri. Cioè, se devi fare il giro del villaggio si può fare. Devo tirare il 2. Ok, io voglio. Poi a questo punto non darmi da cagita. Cercherò di ottenere informazioni in altro modo. Esco dal villaggio senza farmi vedere. Quindi scarto il 3. Fai una prova di muoverti. Ah no, se c'è qualcuno in giro, piuttosto vado nella terra. Ah, ok. Allora sì, dovrei andare nella terra. Perché comunque vedi che girano parecchio. 23. Mentre cammini in mezzo al villaggio. Devi scegliere 3 spell e tiri un dado in più quando lanci le spell. Passato. Okay. Vado sotto fuori dal villaggio. E poi un po' fuori dal villaggio mi metto la maschera e inizio a andare verso l'ingresso del villaggio da vecchia Bayushi. Io ho fatto 18. Ve ne rendete conto tutti e due? È Teddy Giada. Buono. Sta minchia. Che veniva prodotto qua, quindi. Abbiamo detto Giada, che appena l'avrei scoperto. Il Teddy Giada è il tè che viene usato per limitare gli effetti della corruzione su chi è già corrotto. È una merce estremamente rara e costosissima e qua la stanno usando come se fosse tè normale. Ecco perché c'è il cavallerizzo, mi sa. È il centro antidroga. Praticamente. Quindi, secondo me, se le salviamo le signore, ci guadagniamo una cosa molto preziosa. Ma ci sono. Anch'io. No, stavo facendo una riflessione ad alta voce. Ah, okay. Il vecchio... Una meta riflessione. Però concordo. E c'hai ragione. Il vecchio solleva la sua tazza di tè e dice: il mio nome è Musashi. E si beve la sua tazza di tè. Ueda Ryoko. Lo saluto e bevo anche io la mia tazza di Ryuzaki. Tè. Ryuzaki. Umon. Beviamo. E sorride mentre lo dice. E bevete tutti. Yes. A lui succede nulla per il tè di Giada? No. Ok. Lui non è corrotto. Voi che siete convinti e avete messo addosso la Giada. No, sono loro. Io gli avevo anche sparato il genzio. No. Ma poi mi apriranno per essere sicuri. No, ma dentro. Il suo cuore è vero, non è nero. Non mi ricordavo che avessero toccato quella Giada. Scusate. Fammi vedere dove hai toccato sulla bambolina. Inari si siede insieme a voi e vi dice: che cosa volete sapere? Che cosa c'è in quel mulino? E per quale ragione vi hanno apertamente minacciato? Secondo il senso della giustizia del ragno? In quel mulino spero che in questo momento non ci sia più nulla. Ma due mie amiche sono morte sulla sponda di quel fiume. Consumate da un mostro
che ha cercato di distruggere il villaggio, fingendosi un uomo che cercava di aiutarci. Il motivo per cui siamo state minacciate, come molti altri villaggi, è che la famiglia Ciuda sta cercando quest'uomo. Non sa quanti anni abbia o come sia fatto. Sanno solo che i loro kami gli hanno detto di trovare quest'uomo e hanno fatto sparire tutti i nostri uomini, bambini o anziani che fossero. Quindi hanno fatto un rastrellamento nella speranza che ci fosse quell'uomo tra tutti quelli che hanno rastrellato. E non è servito a nulla, quel mostro ha quasi distrutto lo stesso questo villaggio. Scusa, capisco da solo perché la famiglia Ciuda lo sta cercando. Beh, tu sì, lo capisci perché sai chi è. Ok. Oh, oh, oh. Loro tra l'altro erano un tempo i più grandi Mao Tsukai di tutto Rokugan. Quindi proprio per te è palese come la luce del sole. Oltretutto, la famiglia Ciuda era una famiglia della Fenice che poi è entrata a far parte del clan del Granchio a un certo punto e poi è stata cacciata anche dal Drago. Sì, drago. Del Drago, rubando delle pergamene del Drago. Quindi proprio ha cercato di... I peggio stronzi. I peggio stronzi. Esatto. Sono i più simpatici di Rokugan. E Musashi dice... Pessime persone quelle della famiglia Ciuda. Ma avete provato a chiedere la protezione dell'altro clan del ragno? Questa è Inari ovviamente che risponde. Certo. I grandi clan non sono mai attenti alle esigenze di un piccolo villaggio di contadini. Tu sai che questo da voi non è vero, ma probabilmente qui lo è. E Musashi dice: non è del tutto vero. Alcuni sono ancora legati alle virtù del samurai. Nonostante la loro vita in queste terre brulle e desolate. Si beve un'altra tazza di tè. Conosci qualcuno di tale descrizione? Sembrerebbe che tu conosca qualcuno di onorevole. Io sono solo un vecchio che gira di villaggio in villaggio cercando di aiutare chi può. Cosa ne sa un vecchio quasi cieco di combattimenti e spade? Tuttavia qualcuno non ha abbandonato la via del samurai, a quanto tu stai dicendo. E se questo è vero è perché lo conosci. E perché dentro di me sento che sia così. Tu sei fra questi, scommetto. Io non ho una wakizashi, non posso certo fregiarmi del titolo di samurai. Non sono un guerriero e non ho poteri che i kami abbiano deciso di dare. Viaggi nelle terre dell'ombra e sei arrivato a una veneranda età. Qualche abilità dovresti pure averla. In genere di farmi i fatti miei, a meno che non sappia che non c'è qualcuno di più grosso vicino. O forse sono molto bravo a convincere qualcun altro a fare i lavori al posto mio. Beh, ad ogni modo, a questo punto bisogna cominciare a... Voi che cosa ci fate da queste parti? Questo è sempre Musashi che ve lo chiede. Siamo una compagnia di mercenari. Stiamo cercando... Abbiamo sentito che c'erano strani movimenti nelle terre del clan Ciuda. E pensavamo una sorta di guerra civile tra i clan e quindi ci siamo inoltrati nelle terre dell'ombra per cercare un ingaggio. Vedi che ti inizia a fissare un pochino e ti dice: un ingaggio. E siete finiti in questo villaggio sulla strada per le terre della famiglia Ciuda. Mi sembrava di avere capito. Capisco. Che la vostra più grande abilità fosse quella di farvi gli affari vostri. Quando non c'è qualche cosa di più grosso. Ebbene, se ci fosse qualcosa di più grosso, sareste anche così onorevoli da
mettere le vostre capacità al servizio di una nobile causa. Se è una guida che vi serve. Sicuramente in queste terre ne conoscete molto meglio il territorio rispetto a noi. Inari, potresti andare a prendere quella sacca gialla che c'è su Kennosuke, per favore? Certo, Musashi. Inari si alza, esce dalla porta. Come avete detto di chiamarvi? Ueda Ryoko. Capisco. Hai cambiato nome? No, è sempre lui. Ma lui se l'è segnato, meno male che non c'è la volpe qui. Scusa. Ah sì, è vero, Ueda Ryoko. Queste sono le cagate. Se hai un nome diverso sono le cagate che ti ha raccontato lui. Ah, no, ok, infatti. Che non ha niente a che fare con la realtà. Posso dire che per oggi ho pagato la mia possibilità di fare certo, casino? Grazie. Io come avrei invertito le cose. Pensavo che ti chiamassi Fuleng. No. Questo è Fuleng. Lui. Ah, lui è Fuleng. Meno male che non gli hanno chiesto come si chiama lui. Lui si mi chiama eravate, Fang. Mi eravate sembrato tutta un'altra persona. Qualcuno che è famoso un po' più a sud di qui. Ah sì? Mm. Ma sicuramente questi occhi vecchi e stanchi si stanno sbagliando, non potete essere chi penso. È possibile. Ci sono un sacco di persone che mi somigliano. Più a sud vuol dire più in profondità delle Terre d'Ombra? No. Ti riesci? Voi adesso state andando a nord-est, quindi se andate a sud-ovest. Ok. Sulle Terre del Granchio. Ok. E volete arrivare nelle terre della famiglia Ciuda per un incarico? Sì. E quale sarebbe questo incarico che cercate? Uno beh, qualunque? Un incarico di battaglia che ci dia modo di guadagnare dei soldi e di ristabilire l'onore di alcuni di noi che non sono esattamente persone onorevoli o che l'hanno smarrito, ma che prima o poi potrebbero ritrovarlo. Pensate di trovare l'onore combattendo per la famiglia Ciuda? No, pensiamo di trovare l'onore attraverso un'impresa, indipendentemente da chi la commissiona. Per esempio, disinfestare quel mulino potrebbe essere un'impresa. Ah, capisco. Beh, nel caso sopravviviate al mulino, sarò lieto di farvi da guida verso le terre del clan. Bene, Musashi, vi ringrazio molto. Torna Inari con la sacca. Vi chiederei per i prossimi tempi di evitare di condividere le vostre impressioni su ciascuno di noi con persone estranee al nostro gruppo. Oh, la mia memoria purtroppo non è più quella di una volta, non capisco di cosa voi stiate parlando. Bravo. Quanto è un vecchio stronzo. Va bene. Se siete effettivamente decisi ad andare al mulino. Sì. Vi chiedo solo una cortesia. Non ho mai avuto il coraggio, né l'ha avuto nessun altro in questo villaggio, di tornare in quel luogo infausto, e vi chiederei quindi di dare degna sepoltura alle due giovani, alle mie due giovani compagne. È il minimo che possiamo fare qualora sopravvivessimo. Senza dubbio. C'è qualche cosa di loro che pensate si possa trovare là e che volete conservare a ricordo? Una spada. Va bene. Come fatta? Molto affilata. Perché non è veramente stata usata dopo l'ultima affilatura. Come fatta questa spada? Come ogni spada, con una lama affilata. Aveva, se dovessimo trovarlo, qualche segno distintivo? A vostra memoria? La lama memoria era vecchia e consumata. Va bene. E sia. Ok. Io direi che ci prepariamo, ci diciamo, prepariamo, sì. Una domanda. Posso prendere 3 spelle? Sì. Prima di andare al mulino magari mi sono utili. Lì c'è il manuale. Ok. Divertiti. La pagina no, 180 circa. Enjoy. 160. Vuoi già consigliarmi qualcosa tu per non perdere tempo? Non saprei. Tieniti su sotto rank 3. Cosa volete fare quindi? Ah, io giusto, arriviamo da Bayushi. Eh sì. Ovviamente non c'è Inari che urla fermi perché è dentro la forgia. Però ci sono due ragazze con i forconi che quando ti vedono arrivare si guardano, una sulla schiena ti corre incontro.
Come mai viaggiate sola in queste terre? Presto, venite, venite. Oh, giovane bambina! Questo villaggio è in pericolo! Stanno arrivando di nuovo? No, gli spiriti mi hanno detto che l'unica salvezza si trova già qui. Devo avvisarli. Chi? Chi? Vedi che praticamente ti solleva in braccio lasciando lì il forcone e ti porta all'interno del villaggio. Ti porta ti mette su un letto e ti dà del tè da bere. Giovane bambina, è successo qualcosa in questi ultimo giorno? Sì, sono arrivate delle persone, ma cosa c'entra tutto no, questo? No, non sono altre donne che cerco. Gli spiriti hanno parlato... Di uomini? Sì, sono arrivati degli uomini. Sì. Degli eroi. Questo non lo saprei dire. Sicuramente sono uomini. Gli spiriti mi hanno detto che devono essere aiutati. Puoi portarmi da loro? Sì, non si affatichi. Oh no, è una strada lunga. Non si preoccupi, ci penseremo noi. E ti riprende in braccio, vedi che è abbastanza forzuta. Comunque deve essere abituata a zappare la terra come minimo. Yeah. E ti porta verso la vostra casa. Ok. Io non mi avvicino troppo alla casa perché non so se effettivamente la trasformazione mi rende esattamente come Bayushi, che magari è corrotta, corrotta. E non riesco a bruciare. Quindi faccio, ma qui va bene. No, ma loro sono là dentro. Beh, oddio, lo puoi scoprire. I kami, gli spiriti mi dicono che non si trovano qui ora. Li vedo, sono là. Sì. Sono già tornati? A casa? No, però loro stanno girando lì intorno, è un villaggio microscopico. Okay. Vedi, non erano nella casa, gli spiriti non mentono mai. E le accarezzo la faccia. Quindi volete che vi lasci qua? C'è del terrore in questo posto, sì. Loro lo possono fermare. Se è con come il mio aiuto. Se è come l'ultima volta che qualcuno è arrivato cercando di salvarci, credo che siano più un pericolo che altro. Oh no, loro non ne parlano, ma al di fuori di queste terre sono dei salvatori. Soprattutto quello molto carino, con la faccia un po' pitturata. Ah, quello pelato. No, quello un po' più macrolino, che gli spiriti dicono che parla in maniera strana, dicono. Non me lo ricordo. Oh. Porca puttana, sono io! Peccato! Sono io! Alzo la mano e faccio... Voi siete coloro che salveranno questo villaggio! Gli spiriti me l'hanno detto! Noi siamo vicini. Tu mi hai visto già che me l'ero messa, mi sa. Allora, cioè io palesemente sto... Si anche stava andando così. Verso il mulino. Voi state tornando verso il verso la casa e c'è Kakita lì davanti. Che... Io guardo Kakita e non lo so. Cerco una reazione in lui. Io faccio seppuku. Ma non lo... Solo perché non ho la katana. Te la danno se vuoi. Grazie. Scusami, ma quindi devo guardare questo? Niente, Kakita... E devo avere minimo due. No, svogliatamente... In giù perché sennò più ti costa... Il costo e il rank è anche quanti round ci metti a lanciarlo, a meno che non ti prendi un raise in più per ogni round che lo vuoi lanciarlo in meno. Quindi se vai su quelli di sesto, ci metti 6 round per lanciarli, se vuoi lanciarli in uno dovresti prenderti 25 di difficoltà in più, e quindi è molto difficile che tu riesca a lanciarlo. Sì, ma sono troppi, mi sa che li scelgo la prossima volta. Kakita si alza svogliatissimo, viene verso di voi, guarda la ragazza e fa: non ti preoccupare, da qui ci penso io. Oh, grazie, balda giovane. Si figuri. Tu sei uno degli eroi. Gli do un pacchettino sulla faccia per accarezzarlo, ma in realtà gli do degli schiaffetti. Mi fa malissimo con la spada di bambù, secondo me. Venga da questa parte. Oh, certo. Guarda la ragazza. Mi fa male, ma tutto a posto. Garantisco io per loro gli spiriti. Il mio essere donna garantisce per loro.
queste parole lo sguardo un po' perplesso della ragazza, e la dice: boh, che cazzo ne so io, sono una povera contadina semplice, vedo una vecchia. Sei molto forte, difenderai questo villaggio anche tu, ma non è questo il giorno. E seguo barcollante verso di là. C'è gente intorno che non siano loro? Le ragazze che hanno guardato la scena da, okay, da in giro. Allora sì, continuo un po' con la sceneggiata. Oh, voi siete gli eroi, voi siete coloro che purificheranno il mulino maledetto. Signora, venga, sta, si sta agitando, okay, deve calmarsi e... Signora, posso, la sento? Sì. Signora, l'aiuto io, gli tiro due schiaffi per fargli capire che sia la vecchia. Sì, la vecchia, spam, spam. Ma no, che dopo quelle si incazzano. Lo faccio perché stai menando la signora. Vero che ora è più calma, signora? Tu vedi che si forma un enorme livido sulla faccia? E senti, porca, più che altro un forcone che ti si punta alla schiena. Bene, mai, bene, la signora ora è calma. Non osare alzare mai più le mani su una donna. Io faccio un passo indietro sconvolto anche perché... E senti che stanno iniziando a spingere il forcone nella tua schiena. Non preoccupatevi, conosco molto bene questa situazione. No, no, non ci siamo mai visti. Perfetto. Forse non tutti sono eroi. E immagino che dare uno schiaffo a una vecchia di 98 anni, tipo già si formi tipo quel livido violaceo che copre mezza faccia. Tu senti che la ragazza dietro sta spingendo con il forcone e segnati 5 danni. Oh, no, basta, sti cazzi così. È un villaggio di donne assatanate contro gli uomini, tu meni una donna, è ovvio che te ne danno. No, no, giustissimo. Io mi allontano spaventata da lui e mi avvicino verso di loro. Tu hai scelto. Io ci sono. Ah, non ci sei, sei, no, giusto, sei al mulino. Che cazzo, mi sembrano i tatuaggi. Voi... Io sono qui per aiutarvi, perché mi fate questo? Bene, bene, grazie, grazie, dama, signora. Voi vedete che le ragazze non stanno facendo allontanare Ryuk da dove stava e si sono messe in tre intorno a lui tutte con o un forcone o una mazza. No. Io alzo la mano, faccio per dire qualcosa, ma non mi viene in mente niente per giustificare il fatto che uno dia uno schiaffo a una vecchia. Sì, effettivamente. E quindi sto cercando di... Posso fare una prova di cortigiano sincerità per trovare una motivazione per cui uno, perché a me Robè non fai mi viene. Fai una prova di cortigiano. Magari chiedo è per dare un suggerimento dal master. Quindi è awareness, non no? Non è facile perché state cercando di convincerle proprio, devi fare 30 per avere un'idea intelligente. Ma almeno. Cortigiano è awareness, che è 3, c'ho 2 rank, quindi 5 K3, no? Ah no, c'è un 10. 10. No. E un 1. 10, 17, e 5, e 22. 22. No. Viene qualcosa di debole? No. No, niente che sia convincente. Avevi una mosca sulla guancia e anche sull'altra. E io guardo qui da un attimo per dire... Cioè io posso suggerire, sussurrare suggestioni ad altri. Sì, puoi convincerli. Ok. Di qualcosa. Ok. No, non fategli del male, serviranno tutte le forze, anche se volgari e bigotte e aggressive, per fermare questo male che c'è. Vedi che una delle ragazze ha la tua spada e il tuo wakizashi in mano e le altre iniziano a spingerti un pochino verso l'uscita dal villaggio. Ma verso il mulino? No, verso dall'altra parte dove siete. Ok. Arrivati. Io se nessuno mi sta guardando, no, guardo verso Ida e faccio proprio tipo così. Cioè... Io non lo calcolo. E... Mi indirizzo verso di lui. Esci pure, fai il giro del villaggio. Vado, ci vediamo al mulino. Appena sei uscito dal Vado villaggio, a studiarmi gli buttano la tua spada e il tuo wakizashi per terra e si mettono davanti all'ingresso della palizzata. Grazie care, se non ci penso, okay, alle donne, a proteggere le donne. Io vado verso il mulino, chiedo le armi mie e poi vado verso il mulino, cioè chiedo di consegnarmele quando sono fuori dalla palizzata, tra la palizzata e il mulino, così stanno tranquille. Pekita viene con te senza armi, solo con la sua spada di bambù, dicendo un dono per la città. No, la spada gliel'ho regalato io. Se ne è finalmente Aspettate. Liberato in maniera nobile. Lasciate Genio. Che svolga il mio compito per cui sono qui, che è quello di aiutarvi. Stai dicendo alle ragazze? No, a voi. Io mi giro verso le valchirie e gli dico:
lì le contadine con il forcone dicono: non potrete certo permettere sul vostro onore che una vecchietta entri nel mulino, che diamine. No, no, infatti poi fermatela e portatela a bere una tazza di tè. È mi sembra un'ottima idea. E seguo le tipe. Grazie. Ti portano da Inari, dove c'è ancora Musashi che sta bevendo ancora il suo tè, che ti offre un... Poi metto lì a chiacchierare con loro. E voi come siete giunta qua? I kami mi hanno portato. Fanculo. Esatto. Quando entri, Musashi ti allunga una tazza di tè e un dolcetto di riso, poi chiede ovviamente a Inari di andare a prendere qualcos'altro dalla sacca del cavallo. Bayushi sa. Nobile Bayushi. Ma so cazzi tui. È la faccia di Silvio Berlusconi, qualche esatto. Io cerco di far finta di essere meno acciaccata, ma in realtà... Non posso, però cerco di fingerlo. Faccio un cenno di riconoscimento con la testa e poi ad alta voce dico: non so chi sia questa Bayushi di cui parlate. Pensavo non ci fossero uomini in questo villaggio. Oh, io sono solo un vecchio di passaggio. Probabilmente questi occhi si sbagliano. Sono vecchi e stanchi. Forse anche i miei. Siamo tutti vecchi e stanchi. Questo qui è peggio di un siciliano. Non mi avevo visto niente. Cosa avvelenato. Inconcepibile. Io sorseggio il tè. Lui ti guarda sorseggiare il tè. Poi quando vede che hai deglutito il tè, allora beve anche lui il suo. Buono? Buono. Tè verde. Ok. Però fammi anche io tu un tiro di tè. Appunto, fammi un tiro di cerimonia del tè. Non l'hai fatta tu, però sai come vengono fatte certe cose. Che void, giusto? Mm-hmm. Yes. C'è un 10. Do, tengo 4, quindi 7, 14, 18, 30. Ti rendi conto anche tu che è tè di giada. Molto buono questa catrenca, questo tè. Questa catrenca. Esatto. Più o meno siamo in quella situazione. Siamo in quella situazione. Molto buono questo tè. Si chiama Musashi Brambilla, si chiama. Non è che per caso ne avete un po' da vendere per una vecchia? Io sono solo un vecchio che passa in questo villaggio alla ricerca di un tè caldo. Ah, quindi viene da questo villaggio? Non so da dove venga. Cara! Eccolo. Ma... dovete aver viaggiato per molti giorni. Come mai un viaggio da sola in queste terre inospitali? A piedi. Gli spiriti permettono di viaggiare molto velocemente se l'obiettivo è importante. Quindi gli spiriti sono ancora alla vostra mercé. Come sempre. Non basta certo un piccolo passo falso per troncare il legame che esiste a un livello così spirituale. E lo guarda attentamente cercando di capire, sa più di quello che dovrebbe, probabilmente, ma probabilmente sì, anche della parte... Questo l'ha capito anche Tiang che è al mulino. Sì, ma quindi non l'ha capito perché non ci dai. Il fatto che sa che Bayushi è stata portata in quella direzione? Allora, sa chi è Bayushi, sa che era una Shugenja evidentemente. Sì, però ha detto sono ancora con te, perché lei in qualche momento aveva perso il contatto degli spiriti e l'ha ripreso quando è stata posseduta, oppure non si sa, ok. O forse sa che era morta. Dai, comunque... purtroppo gli spiriti mi hanno detto di aiutare quei poveri giovani che stanno recandosi a affrontare un pericolo così grave, ma a quanto pare non vogliono il mio aiuto. Quindi se non vi dispiace, le mie vecchie ossa si stanno riscaldando in questo posto, anche se la forgia è spenta. E sorseggio un altro po' di tè. Per il momento lui continua a sorseggiare e a mangiare dolcetti di riso. E con 3 in sincerità penso che io, e 2 di cortigiano, penso che io riesca ad andare avanti a parlare del più del meno di cazzate per ore. Vedi che anche lui si tiene, dopo quello che vi siete scambiati all'inizio,
così tanto sul vago da renderti conto che è abituato a farlo okay. tutti i giorni. Soprattutto andare a pizza e davanti che per farlo. Voi intanto andate verso il mulino. Beh, prenderò un qualcosa su del fuoco. La palla di fuoco. Penso che prenderò la palla di fuoco. Questo. Non manca mai. Che è semplice. È semplice, da fuoco alle cose. Sì. Sono uno shugen già semplice. No, è che adesso. Un po' come i cami del fuoco. E da fuoco alle cose. No, secondo non me è una palla di fuoco. Secondo me conviene. Secondo me, Lorenzo, conviene che aspetti e te li scegli bene. Vabbè, me li scelgo bene la prossima volta. Anche in proiezione del futuro, al di là. Perché magari te li scegli adesso per la contingenza, poi non vanno bene per quello che dobbiamo fare dopo. Cioè, leggiteli bene, sceglieteli bene. Ok. Anche questo per prendere un bersaglio oltre il primo ti costa due race. Arrivate praticamente al mulino e intorno al mulino sentite proprio l'aria che si fa stagnante e pesante, come qualche cosa di orribile, talmente orribile che è successo in questo posto da aver cambiato la natura stessa del posto. Mm-hmm. Il fiume vedete che scorre, ma scorre lento e limaccioso. Puzza un po' di marcio e di alghe. Quando arriva un film horror e cambiano. Esatto, un po' tipo la mucillagine in Emilia Romagna, insomma. Ok, benissimo. Faccio percezione. Allora, una cosa che notate tutti senza fare percezione è il cadavere di una persona inchiodato alla parete del mulino con una spada. Io non so chi sia perché. Prima di mandarmi via non ti sei fatto fare neanche la protezione che sei scaduta ormai. Ma in... come si chiama? No, non sono passate tre ore. Tre ore da quando siamo entrati al villaggio? No. Siete quasi al limite del... Il... come si chiama? Il cadavere in che stato è? È abbastanza... Decomposto. Okay. È lì da più di quello che c'è fuori dalla palizzata. Ok. Percezione telluri. Pinghia. Mi bastava 15, quindi il resto è tutto... Intorno a te senti solo voi. Non aspettavo, però lo volevo fare. Giusto, però. Posso interrogare un Kami? Per vedere provarci, se ci sono dubbio. Presenze, creature mostruose, qualcosa del genere. Penso che il più indicato potrebbe essere o la terra o l'aria. Alla terra posso chiedere se c'è qualcosa di pesante che è vivo, che si muove. Quindi forse magari la terra può rispondermi meglio. Però vabbè, anche l'aria, cioè nel senso, qualcosa che puzza, però potrebbe dirmi che sono i cadaveri. Cosa devo tirare in questo caso per... devi parlare con... Summon sarebbe. Esatto. Tu l'acqua 30, non la puoi interpellare. Range di 30. L'acqua non la puoi interpellare. Sì, anche l'acqua. Perché c'è il fiume lì. La cosa migliore sarebbe Sense per percepire quali Kami ci sono in questo momento. E poi interpellarne uno. Avrebbe più senso farne uno e poi l'altro. Quindi, vabbè, a questo punto faccio Sense. Ma se ho capito bene, c'è il fiume, c'è la terra. C'è comunque. Magari però Sense ti dà la percezione. Magari non c'è il Kami, o Sense ti dà la percezione di quale Kami è più forte. Sì, ha senso. Allora faccio Sense. Mi concentro, tieni conto che ho questo medaglione della meditazione, quindi mi concentro un attimo prima di avvicinarci al mulino su questa strana atmosfera che è presente in questo luogo. Mi concentro su questo. Ok. E cerco di percepire quale Kami è potente qui. Probabilmente il Void a sto punto. Allora, fai un tiro di Sense a questo punto. Che sarebbe? È un tiro di rank più l'anello che vuoi percepire. Cioè tipo Air sarebbe 3K3. Tu di rank hai 2 adesso? Adesso 2, sì. Quindi in realtà è 5K3. K3. Perché tiri l'anello. Allora, ho 2-1 di merda. Ottimo. È un 14. Sì. Però 8 più 5 più 4. Ah, non l'avevo visto qua. 17. Allora, quello più forte in questo luogo ti sembra essere l'acqua. Strano. Dell'aria. L'aria senti che il vento che soffiava quando siete arrivati, soffiava forte, in qualche modo si ferma all'interno del villaggio. Interessante.
Cioè qua non c'è aria, non c'è vento. No, infatti calmo. L'aria è estremamente ferma e stagnante. È pesante proprio perché non c'è. Ah, qua. Però se interrogo l'acqua, che cacchio gli chiedo io? Mazza, se c'è uno spirito dell'acqua o se c'è una creatura dell'acqua nei paraggi, di quelli ignoranti. Sì, ha senso. Visto che tu mi hai detto che potrebbe essere una specie di tartaruga. Se è un se è un K, meglio ancora l'acqua. Dire. Come di solito, se è un no, K, se è un K, okay. È una specie di tartaruga. Quindi a questo punto, summon. Commune. Summon, evochi uno spirito per fare qualcosa per te. Commune per chiedergli qualche cosa. Ah, no, parlare coi kami. Sì, commune. Ok, parlare coi kami. Cosa devo tirare? Uguale a prima, ma invece di aria usa acqua, che hai uno in meno, quindi è 4. 4K2. C'è un 10. Quindi lo ritiri. E l'1 che non serve a niente, giusto? No, tanto il K2, 6 non serve a niente. Però ritira 10. 17, 18. Vabbè, comunque è sufficiente. Vabbè. Senti che ci metti un po', perché il fatto che l'acqua sia così stagnante e limacciosa, sì, qua è più potente l'acqua dell'aria, però fa fatica lo stesso. E senti qualche cosa che praticamente ti sta strusciando addosso. Da quello che sai, dato che cerco, hai vissuto nella foresta parecchio a lungo, gli spiriti dell'acqua tendono a non parlare, piuttosto ti fanno avere delle immagini sensoriali di qualcosa. E senti che ti sta strisciando addosso, come se fosse del sudore che sta colando addosso a te, in attesa che tu faccia la tua domanda. Wow. Quante parole posso usare? Quelle che vuoi, però. La mia domanda è: esiste in questo luogo una creatura? E dove si trova? Per un attimo senti l'acqua, il sudore che ti cola negli occhi, nonostante non faccia caldo, e nel bruciare un po' gli occhi ti giri, senza nemmeno saperlo, a guardare oltre il fiume. E vedi che l'acqua da quella parte sta facendo un'insenatura un po' più profonda. Faccio cenno a voi, guardando in quella direzione, dove vedete quest'ansa, diciamo, del fiume. Non hai visto però se c'è, che creatura sia. No, certo, però la direzione dovrebbe essere quella. Qualcosa c'è. Quindi faccio segno che... Credo sia vuota. No. No, non fa niente. Apriamo l'ultima birra tedesca. Della Valkyrien. Allora, nel mentre loro fanno tutto qual questo, è la strategia? Visto che ero arrivato da Mo, sei tu lo stratega. Aspetta che... E visto che trovo disonorevole una donna impalata su un mulino con una spada, e considerando anche che un corpo nelle terre d'ombra penso che possa essere preda degli spiriti... Sì, è estremamente facile. Un sacco. Vado per toglierla, dargli degna sepoltura e dargli fuoco. Quando stacchi la spada, il corpo proprio cade floscio e morto. Prendo la spada, che probabilmente è quella che no, mi non è stato ci, chiesto. No, non ci sei. Io sono andato lì molto prima, quindi mi raggiungete dopo. Okay. Cioè, poi sì, lui era si può giocare anche... Lui era andato mentre voi siete andati a parlare con Sì, non avevo capito... No, niente. Quindi noi non vediamo il corpo impalato a questo punto. No, voi non vedete il corpo impalato. E, se lui lo stacca prima. Esatto. Io mi tolgo il mio mantella, avvolgo il cadavere. Voi arrivate quando lui sta praticamente dando fuoco al cadavere. Ok, sì. Oddio, penso di andare a prendere prima degli arbusti, altre cose. Sì, appunto, quindi okay. Ora che loro parlano... Questo era per dirti, almeno c'è il tempo perché arrivino loro e studino la situazione. Allora, se posso, prendo questa spada perché l'ho promessa. Ho promesso di riportarla. Ma certo. Mi avevano anche detto che i corpi dovevano essere due. Sì, però per ora non ce ne sono altri. Vedremo.
non ne vedete altri. Dobbiamo ancora entrare nel mulino. Se non avete obiezioni, prima darei fuoco a questo povero Tanto tu non vedi Kitsune. Il non me ne faccio un gran problema. Un attimo, Fang, prima di dare fuoco ci vuole qualcuno che osservi la tana della creatura per vedere se con il fuoco la creatura si muove, perché altrimenti mentre noi accendiamo il fuoco potremmo diventare vittime di un'imboscata che invece potremmo riuscire a fare. Mentre voi accendete il fuoco, e il fuoco la mano. Un attimo. Qualcuno guardi. Mentre voi accendete il fuoco era mentre voi bruciate il cadavere. Prima di bruciarlo, qualcuno si deve appostare a visualizzare che cosa succede, a vedere che cosa succede. Sono d'accordo. Cioè, in quella non strana attiriamo l'attenzione subito. O meglio, se l'attiriamo almeno siamo preparati al suo arrivo. Esatto. Fate ciò che reputate necessario. Aspetterò il vostro... A questo punto faccio il rito. Ok. Cioè, che è già avvenuto. Ok. Poi vi dico. Quindi voi due vi state tenendo d'occhio in giro. Eh sì. Esatto. Mentre lui... Mentre io interrogo l'acqua, loro sorvegliano l'area. A questo punto vi faccio segno che in una certa direzione il cambio dell'acqua ha parlato. Ha detto che lì c'è qualcosa. Quindi potrebbe non essere nel mulino questa creatura. Suggerirei di aspettare a dare degna sepoltura a questo corpo e cercare prima di compiere la missione. Non a meno che vogliamo attirarlo col fuoco. Lasciare un cadavere che possa essere preda degli spiriti malvagi. Allora, faccio... Posso fare un tiro su conoscenza terra d'ombra? È qua chiaramente da giorni però. Per vedere qual penso è il... che un'ora o due... di più. Quindi non c'è tanto. È vero, da qualche giorno. È vero che è qui da giorni. Però è anche vero Settimana. Che se è un cadavere posseduto, essendo qui da giorni, e evidentemente le donne del villaggio non si avvicinano a questo luogo, è facile che nessuno lo abbia ancora attivato. Quindi noi, se non lo bruciamo, ce lo potremmo trovare. Noi non sappiamo se la creatura ha potere di controllare i cadaveri o se ha elementi di questo genere. Io non lo so, non lo conosco. Ne ho affrontati di cappa, ma sempre in una situazione in cui non c'erano cadaveri che loro avessero posseduto. Per cui non ho idea, a patto che si tratti di un cappa. Vabbè, puoi fare comunque... Fai un tiro di conoscenza delle terre d'ombra. Sì, io voglio fare un tiro di divinazione. Beh, però per il cappa non è tanto terre d'ombra. Come funziona il tiro di 26. Divinazione? 26. Tu vuoi fare un tiro di divinazione? Sì. Che non so cosa serva. C'hai però il kit da divinatore? Sì, mi piace tantissimo questa cosa. E non l'ho mai usata. Cioè, sì. Allora. Di base è quello che ti permette di fare senso. Però penso che sì, ma sai, in realtà puoi usare lo stesso. Sì. La cosa è... c'è proprio divinazione come abilità. A quanto pare ci sono un sacco di cose che non sappiamo su questo luogo e su questa creatura. Quindi ho pensato, divinazione, magari colgo dei segnali. Allora, è un tiro, difficoltà 15, a meno che tu non lo sbagli e lo voglia rifare, allora okay. Aumenta di 10 ogni volta che lo vuoi rifare. Ok, stica. Però, vabbè, è anche giusto. E ti dico, ti do una frase un po' mistica, generica, che ti dovrebbe però far capire giusto che cosa di accenno. Io dopo che ho chiacchierato un po' con il tizio, sono soddisfatto della cosa, mi congedo e voglio fare domanda alle donne del villaggio. Sulla storia del villaggio e quello che è successo. Cazzo, direi quello che... Direi che... Minchia! Va bene. Direi che è andata bene. Qualsiasi cosa abbia fatto è tantissimo. Allora, prima 34. Di tutto... Prima di tutto, Kakunoshi... Mm-hmm. Un Kappa in effetti non è una creatura che sia per forza legata alle terre d'ombra. Mm-hmm. È comunque uno spirito... È uno spirito, esatto. Del Sakaku e sti cazzi. L'acqua però ti sembra tanto limacciosa anche per un Kappa, che in genere preferisce stare dove l'acqua è un po' più profonda e può far affogare le proprie vittime. Chiaro, questo esatto. Invece ti sembra un fiume mezzo... Pupalude. Andato. Quello che ti dicono, cioè quello che ti fa storcere un po' il naso, è che il cadavere di sopra l'avete toccato, ha fatto, se fosse stato un cadavere animato si sarebbe animato. Però l'altro cadavere non che c'è. Sapevate dovesse esserci non c'è. Quindi a meno che non sia arrivato qualche animale che l'ha divorato... Ci sarebbero le ossa però. Ci sarebbero dei resti, invece non c'è proprio niente.
e inizia quindi a a puzzarti un po' la cosa più di quanto non stia già puzzando. Condivido le mie perplessità con i compagni di viaggio. Anche perché i non morti in genere è vero che sono in grado di rianimarsi anche solo per la presenza della corruzione. Mm-hmm. Già solo quello è sufficiente a creare un non morto. Se è morto violentemente in una zona corrotta. In più, in genere, un Mao Tsukai è in grado di controllare i non morti. E data tutta la vostra situazione, due domande. Potrebbero essere cazzi amari, sì. Invece, Ryuk, quando butti... Le rune? No, sono rune. Sono i simboli degli I Ching. Ah, bellissimo. Sono tre simboli, giusto? Sì, esatto. Cioè, quello che riesci a ricavarne è... Bellissimo. Un pericolo imminente. Vabbè. Ok. No, veramente imminente. Ah, cioè proprio molto imminente. Molto imminente. No, muoviamoci. Siete in pericolo perché è una... No, sì. Adesso sta per succedere qualcosa in tempi brevissimi. Minchia, meno male che ho tirato. Vi avviso subito. E la seconda cosa che riesci a capire da quello che ti dicono i kami con Li Qing è che rischiate... di essere corrotti pure voi. No, peccato che sapevo finita adesso la mia protezione. E in quel momento dall'acqua sentite... No, io vi avviso proprio immediatamente, cioè via di qua, gli dico. Ha detto che stava per finire, quindi in teoria non è ancora finita. E infatti non venite colti di sorpresa, però tirate l'iniziativa. Ok, oh yeah. Male. Io non sono passato. L'iniziativa è tiro di agilità, giusto? Le abbiamo praticamente giocate 3 ore. Io ho fatto un po' di iniziativa. Tu hai fatto. Sì. Tu sei una merda fotonica. Cioè, ho fatto 2 10 con 3 dadi. No, io non ho fatto un 10. Scusami, 4, subito. 36. Per capire come manuale, si tira. Sì. Per capire come si tira. Allora, ce la dovresti avere scritto qua il tuo rank totale. Che è 2 di rank. Più riflessi. E tieni i riflessi. 24. 3. Quindi 5K3. 24 io. Io ho fatto 36. No, tu hai fatto 31. Fidati. Attivo il Kyo karmico, meno 5 a te più 5 a me. Ok, 31. 36. Più 5 a me. Poi tu fai la roba. Ok. 9. 3. Facile. 34. Fai? 34. Ma ci sta, perché io sono concentrato sulla divinazione, no? Poi quando mi ripiglio non sono boy trip. 24. Boiade. C'è in pericolo. E diventa romano da Xiang in romano. Dall'acqua vedi che si alza il cadavere di una ragazza. Sì. Riesce a riconoscere che è una ragazza, ma fatica perché vedi che i denti, è grossa? È abbastanza grossa. I denti le sono cresciuti parecchio, più di un essere umano. Mm-hmm. Ha delle lunghe unghie. Mm-hmm. E tutta quella limaccia che si tira su. Mm-hmm. È come se fosse una specie di liquame che si sta consolidando sulla sua pelle, facendo una specie di armatura. Ma con conoscenza posso capire che cos'è? Prima di caricarla? Se vuoi fare questo come tua azione, no. Ti ricordo come funzionano i round di combattimento, perché abbiamo fatti pochissimi. Decidete la posa che volete assumere all'interno del round, quindi attacco, attacco completo, difesa, difesa completa, vuoto, in ordine di iniziativa. Certo. Poi sempre in ordine di iniziativa si fa, ma avete due azioni semplici o un'azione complessa. Il tiro di conoscenze è un'azione semplice, quindi poi ti rimarrebbe solo un'azione semplice. Xiang. Allora, tatuaggio della montagna, riduzione del danno 5. Abbraccio del drago della terra, riduzione del danno 10 che si cumula ai 5. Posizione offensiva, carico. Spendo un vuoto. Allora,
prima di tutto tutti decidono la propria stance, quindi... Ah, giusto. Userichio non ti costa niente? Eh? Non ti costa niente, Userichio? No, sono preparati. Se li voglio riutilizzare prima di riprepararli, devo spendere vuoto o fare un TN meditazione 30. Quindi, tu vai in attacco completo. Sì. Full attack. È la burco dei botte. Il non morto va in attacco e basta. Kaku. Attacco e basta. Ryuk. Quali sono? Full attack. Attacco, attacco completo, difesa, difesa completa e equilibrio. In difesa completa non puoi fare nulla. Però ti dà un bonus all'armatura. C'è qualcosa che mi permette di essere in difesa ma lanciare spell? Sì. Defense. Difesa. Ok, defense. Xiang, attacco completo. Hai più 2 K1 all'attacco, meno 10 di armatura. Il movimento tanto, tanto ne ho 20. Ole. 1 2 3 4 5 6. Ricordatevi che se arrivate a tirare 10 dadi, l'undicesimo non lo aggiungete più, diventa un bonus fisso. Ah, no, sono a 10. Aiuto. 10, 20, 30, 1, 40, 40, 47. Ok. Tieni 7, 6? No, ho fatto un 10, quindi ho ritirato, tengo 6. Sì, tengo. Tieni 6? 7K4, 2K1 di apposa offensiva e ho speso un vuoto. E se vado in attacco completo e carico tutto! L'hai preso? Ok, ritiro di nuovo, c'ho 2 attacchi io. E senza più malus. Olè. No, come senza più malus? Eh sì, livello 4 dell'ordine tatuato. I miei attacchi sono attacchi semplici, quindi posso fare 2 azioni semplici. Ah, ok, no, però non è che non c'hai il meno 10 all'armatura. No, 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 almeno, no, che prima per fare 2 attacchi in un turno c'avevo 5 raise, invece ora niente. Vai. Un 10, un 9, un 7, un... Però adesso tieni un in meno. Perché? Perché devi spendere un altro vuoto, se no. No, il vuoto vale in corso di tutto l'attacco. No, no, è quello. Vabbè, di prima. Tengo era questi 5. 10, 20, 30, 40, 43. Preso. Allora, sono 6K3 danni. Per ogni attacco? Già. Yeah. Ah, fanchiappa. 10, 20, 7. Il primo attacco. Minchia. Questo è un po' meglio. 6, 4, sì. 10, 16 più 8, 24. 24, 34. 34 meno 9 fa 23. E tu mi fai 2 tiri contro la corruzione. Ok. Terra, giusto? Sì. Spendo la vuoto. CD, lui è di rank 3, quindi è 25. Puttana. E tengo tutto. 5K5, tengo tutto. Com'è? Perché sei, c'è 5 di terra. Che sborone schifoso. No, sapevo di andare nelle terre d'ombra. 30 col primo. Ah, giusto, perché ogni attacco E lui colpisce a mani nude, quindi tutti gli attacchi lo dovrà io fare. Io mi sono gonfiato di terra apposta. E anche questo. Perché ti rendi conto che quella roba nerastra, quando la colpisce, poi ti rimane appiccicata. Sì, sì, ma io immaginavo che era merda nelle terre d'ombra. Schifezzo. E lui ti salta al collo, lei in realtà, ti salta al collo cercando di strappartelo. Allora... Ma l'ho presa? Gli ho fatto male? Non sapresti dirlo. Ok. Non provano dolore, quindi boh. Vabbè, ok, vuol dire forcarla di botte finché non muore. Esatto, tu quanto hai di armatura? 10, lo sai che mi prendi. Non ci penso a non prendermi. No, perché l'armatura è per colpire, quindi non è che ti riduce i danni. È come la CA di D&D praticamente.
Puoi anche la, quella di Kakunoshi ti dà anche riduzione perché okay, ma è un'altra, è un altro però parametro. Sì, sì, è proprio non riduzione. È armatura, riduzione. No, io c'ho riduzione del danno per i tatuaggi e per roba. Il Kyo. Questo è in bilico. Allora, ti fa 14 danni. Niente. Niente? Ho riduzione del danno 15. E fai un tiro di dov'è? Ho fatto un carro armato per le terre d'ombra. Di willpower. Sì, non l'hai fatto per le terre d'ombra. No, no, l'ho fatto per le terre d'ombra. E basta. No, io volevo andare sul fuoco. Poi quando ho cominciato a sentire, corruzione, va. Ok, sì, ma hai fatto il carro armato perché se ti stava a picchiare un samurai, c'hai sempre uguale. Willpower. 5k5. E quanto hai fatto? Ah, totale, ok. Alto. Ma insomma, 21. Non è altissimo. Quando ti colpisce, aia, senti che... Domanda, aia, c'è un tiro di dado per vedere se è finita del tutto la mia protezione o è finita? No, non è sono finita. Passate 3 ore. E allora c'hai 5k5 in più. Ma non contro è contro la corruzione. Ah, okay. Allora anche prima c'hai più 5k5. 10k10 tiro. Che puttana. Senti il terrore che ti pervade e nonostante tutta la tua concentrazione, il tuo, tutto il tuo addestramento, il prossimo round lo passerai a scappare. Cazzo. Meno male che non l'ho visto. Ma perché ho fatto 3-3-1-1-1. Mi serve deluso. Pesante questo. Lo so. Infatti volevo prendere anche il tatuaggio della mano. Volevo prendere il tatuaggio della mano. Lui ha già tolto una caterva di punti ferita. Ok. Kakunoshi. Tu sei in attacco. Yes. Infatti gliele do. Io uso due chele e una mente e gli tiro due colpi di martello. Vai. Bella citazione di Musashi, la cui tecnica di spada era due spade e una scuola. Due. Quindi, ma l'hai inventato tu il nome vero? No, è il nome, del, il nome della tecnica del granchio. Sì, infatti. Allora, dunque, 5 gambe. Ma visto che i granchi sono abbastanza stupidi, la mente ha inteso due colpi in testa? Sì. Due colpi verso la stessa testa. Più due lobotomie col martello. Un dado per le armi pesanti. Primo non attacco. Non sei in grado di fare una lobotomia con un martello. Però no. Trauma cranico sicuro. Non è che ti fanno lobotomia, te l'ha fatto tale, un quadrato nel cervello. Anche perché non è il martello per martellare i piedi, è il maglio. È un maglio grosso così. Porca troia, che merda. Questo è il primo attacco e fa 19, 25, 26. Presa. Ecco, vedi, questo è un tiro umano. Il primo attacco. Secondo attacco. Oh, se ti lamenti non vado più ad attaccare. Che merda. Non ci sono, ragazzi, ho fatto 2, 4, 3, 2, 1, 1. E in tutto fai... Ma scusa, te tiri con... Io tiro... Cioè, con che abilità tiri? Per la katana? Armi pesanti. No, armi pesanti. 5k3 di base più un dado. Perché... Ok, no, per la prossima volta spendi due punti, così puoi ritirare l'uno dei martelli. Ah, giusto. Ti conviene a te. Ok, quindi vabbè, questo è 4, 4, 8, 2, 10. 10? Sì. No. Ok, quindi la prendo con un attacco. Danno. Vado. Oh. Era io che schivava facendo... Dalla paura come ci si riprende? Dalla paura scappandolo ci si riprende o allontanandoti abbastanza o facendo poi un altro tiro di willpower. In caso dopo faccio un altro tiro di willpower e poi scappo un caso. No, scappi e penso scappi che sarà e la fine poi del vai. 20! 20! Meno 9. Ma sei sicuro che dici? Buona. Questo coso schifoso com'è esattamente? Il tatuaggio domani. È un cadavere. Cioccolato. È un cadavere di una donna. Oh, CC. È un cadavere di una donna abbastanza grosso, ricoperto di quel liquame nerastro che c'è nel fiume. E i denti. È tipo curva? Tipo bug? No. No, non è. Quindi è tipo alta 1,90. Però vedi che le unghie sono cresciute tantissimo. Infatti la. È per yen. Sì. Con i capelli lunghi, sì. Esatto. L'ha artigliato e ha i denti che sono cresciuti in maniera completamente naturale e la pelle è consumata, è grigiastra. E... Ti posso non solo chiedere una cosa? Io ho tra i vantaggi la benedizione di Inari, però non ho più palle... Tre punti, però non di ho più Inari. Palle... Sì, però non ho più palle di idea di che cosa sia, tecnicamente. Te lo dico. Volevo solo sapere se devo aggiungere da qualche parte sti tre punti e quando, così almeno lo capisco. Te lo dico subito perché... No, tre punti probabilmente quanto l'hai pagata. E può poi darsi. Ci avrà vantaggi a seconda di uno, due o tre punti. Sì, è facilissimo. O magari 3, 4, 5.
Inaris Blessing. Inaris se la trovi, Blessing, se no... La fortuna, la dea della, del riso è una dea minore, ma nonostante tutto è comunque una dea. Soprattutto tra la gente comune dell'impero. Quando non puoi mangiare o devi passare del tempo senza mangiare, non soffri la fame, quindi non perdi i punti di vuoto. Però non dice niente del bere. Va bene, no, vabbè, ovviamente quello lo soffro, è ovvio. Va bene. Che bello. Ryuk. Sono riuscito a mantenere il mio onore perché sono loro mi hanno detto rimani qui. Ma vaffanculo. Codardo, vecchia di merda. No, giovane di merda. Io stavo venendo. Siete voi che mi avete picchiato e scacciato. Scusami, il fatto di dare un più 5 all'iniziativa a loro servirà nei prossimi turni o è tipo comunque no, no. Per... può andare a salire e scendere. Quindi se tu dai più 5 all'iniziativa e qualcuno sale sopra di lei, il prossimo turno è prima di lei. Lui è già prima di lei. Ah, allora no. E io non posso. Comunque sotto. Ok, quindi non posso farci. Praticamente solo. Falle male. Quindi no, in calma, sintesi. Calma, non faccio male un cazzo di nessuno. È strano se qualcuno solo avesse roba contro il tail. Ma vabbè, diciamo che adesso sceglierò tre incantesimi che fanno. Però ti Reversal of Fortunes, siccome non li ho ancora scelti, posso usare Reversal of Fortune che mi dà un reroll per round. Ok. Ok. E cos'è? È un incantesimo. Sì. Di che scuola? Cazzo. Dipende da quello che tiri. Livello 1. Acqua. Water. Quindi fai un tiro di acqua. Quindi 2 più 2, 4. Se volete, K2. Attacco e basta. No, no, no. Se in difesa ha senso. Ha senso. Non puoi attaccare. Anche perché non puoi attaccare. Non quello che mi è stato detto. Ha senso. No, puoi attaccare con incantesimi. No, da quello che. Mi è stato detto, io sono più vulnerabile alla corruzione. Sì, sì, tranquillo. Quindi mi sono messo in difesa apposta. Ha senso, ha sensissimo okay, quello che stai facendo. 4K2? Yes. Non ti preoccupare. E lo devi puoi fare su chiunque. Anche devi su fare almeno 10. No, lo faccio su di loro che stanno attaccando corpo a corpo. Devi fare almeno 10. Lo faccio su di lui che ho visto che ha avuto un attacco poderoso, un full attack. E quindi cerco di aiutarlo con questo, con questa spell. Ah, scusate, sono tirato... in mezzo agli altri. Okay. Solo dirti, puoi fare il raise ma non ti conviene, quindi no, bene. Fa niente. Cos'era tieni qua? Più alti, devi fare 10. No, hai fatto 10, hai fatto 14. Ok, va bene. Quindi puoi ritirare un tiro per round. Per durata? Durata 3 round. Praticamente okay. Come avevi Kirin. Sì, solo che non lo devi usare. Cazzo, e penso bello. Che si sommiano. Sti cazzi enorme! Puoi ritirarlo due volte. Ritirare. Se c'avevi anche Lucky potevi ritirarlo tre volte. Vabbè. Non mi piace, non mi piace. Brucia tutto il mio Cosmo! Vabbè, questo va bene. Brucia Cosmo della Volpe! Il bardo di D&D sostanzialmente esatto. In questo momento. Vai. Xiang, vuoi cambiare stance? Viste questa... No, fulata! Siamo onesti, sono terrorizzato. È vero. Sto scappando. Difesa completa. Sì. No, difesa completa no, perché non potrebbe nemmeno... non posso muovermi, è no, difesa. Difesa. Al massimo puoi fare... Non puoi neanche attaccare difesa, eh. Equilibrio, no? Equilibrio perché mi dà un punto void dopo. Però ricordi, difesa non puoi attaccare. Puoi lanciare incantesimi ma non puoi attaccare. Sono terrorizzato, devo scappare. Ah, devi scappare. Quindi no, non posso... E può fare queste cose da scappare? Scusami, ma io l'ho visto che deve è terrorizzato, o difesa, un pazzo. Sì. Allora non posso farlo su di lui... Cioè non avrebbe senso. Cioè, in realtà se visto adesso, che scappava... lui adesso deve fare il tiro per riprendersi dal terrore. Ah, quindi senso... va bene. Sì. Okay. È molto più utile adesso su di me. Ok. In realtà ha senso. Guarda il figlio di puttana, passato. È proprio di prima che ho fatto un tiro di merda. Vabbè. Quindi sei arretrato per un po' e... purtroppo adesso sta a lei. Ma io gli ho detto delle parole arcane. Dai! Dai! E in più lui adesso che si riprende si è ripreso. Conoscendo la finisce della sciuceria. Conoscendo Simone adesso fa dovevo farmi il tatuaggio della mantide, adesso lo incide con un pugnale sul braccio al volo. No, l'ho scritto quindi. Scarificazione della mantide. Scarificazione. Prossimo livello. Scarifiri diri giri. Vai. Vai. Lei si lancia a questo punto sul più vicino. Che è Kakunoshi. Esatto. Mi spiace. Sei il tank, quindi adesso. No, io non sono. In teoria sono io il tank. Sì, ma lui si è spaventato come un bambino.
Allora, lei tiene la merda perché non ti prendo. È andata molto bene. No. Ci ha fatto anche perché io ho 8 di cacare. Ma non ha fatto attacco completo lei? E ha fatto l'unico attacco solo, che fa. Lei può fare solo attacco. Ci ha fatto due male. Non morde l'attacco completo. C'è uno zombolo paura. Un po' più stronzo perché c'ha la melma addosso. No, in realtà è solo che dovrebbe avere l'armatura e non ho voglia di ricalcolarlo senza. Quindi okay. Ha la melma addosso. Una melma. Ok. Va bene. Quindi tocca a me rispondere. Sì. Va bene, io gliele ridò. scusa. Che cazzo. Sì, perché non ti ha toccato, quindi niente paura, niente taint, vai. Niente di niente, quindi botte da Orbi, io resto sempre in attacco. Perché lui che usa le armi, il taint non lo prende. No, lo prenderebbe se se mi attacca e mi colpisce, esatto, sì, ma se finché io gliele do a martellate, anche no. Porca puttana. Ma non può spendere retroattivamente 2 PX per mettersi il ritiro? No. No. No, 14. Mannaggia. Primo attacco, vuoto. Oh, la madonna. Comunque un 1 ce l'hai ancora. Sì, sì, vabbè, quello mi accompagna per l'eternità. Quello è oh. Fumble che un po' deve restare per sé. 28-34. Presa. Olè, via. Una bastonata. Allora, io faccio 6, 5 K2 che diventano 6. Quindi 3... 6. Vai. Minchia. Va bene. 9-9-18. La schiacci per terra sfondandole la testa. Oh, che bello. Col martello. Col martello. Ma che bella scena. È proprio che la sua testa figata. Viene spappolata per terra. Vedi che in quel momento la melma che c'era addosso proprio inizia a evaporare e si scioglie. Mm-hmm. Che figo. Però nel fiume rimane limaccioso e schifoso come prima. Ok. Non toccatelo. L'aria? Ovviamente. L'aria rimane ferma. Stagna come stagna prima. Stagna come prima. Bruciamolo. Bruciamo il fiume. La signora? Bruciamo il fiume. Anche la signora. Beh, intanto... Per darle degna sepoltura. Va bene. Nel frattempo io non voglio più sorprese, quindi... Apriamo quel mulino e vediamo cosa c'è dentro. Io con Nushanas, visto che mi ero allontanato dal combattimento, vado verso il mulino per far finta di niente. Esatto. Allontanato io, ma figurati. Se no c'è il mio nonno, mi piace fuori fino esatto. A domani. È una pippa. Apri la porta del mulino e dentro vedi che proprio è un mulino che non viene usato da un sacco qualche di settimana. L'interno è polveroso. Vedi che non troppo tempo fa qualcuno è passato. Scusate, voi due là fuori. Voi due là fuori. Ho fatto il microfono che sente tutto. Le scale sono tutte completamente impolverate. Però vedete che qualcuno ha abbandonato delle cose qua dentro. Mm-hmm. Vedete che ci sono una specie di bambola, qualche cosa da mangiare che è ammuffito ed è andato male. Mm-mm. Vicino all'unica finestra che vedete del mulino che dà sul fiume. Faccio una domanda da $1,000,000. Se rimettiamo in moto la pala del mulino, il limaccioso, il fiume potrebbe cominciare a scorrere? Potrebbe dare un po' una botta di vento a pulire sostanzialmente. Sì, temi che il problema sia che qualche cosa ha corrotto la zona un po' più pesantemente. Questo chiaramente. Quindi diciamo che non risolvi il problema, però almeno dai una parvenza di di pulizia. Vabbè, intanto quello sì. Cioè, provo a vedere se il meccanismo del mulino è sbloccabile. Insomma, stiamo nascondendo la polvere sotto il tappeto. Sì, no, è che dopo dovremmo avanzare dietro al mulino e andare a stanare la bestia e pulire, è ovvio, però almeno... Perché la bestia non è ovviamente questa. No, questo è un effetto della bestia, evidentemente. È troppo debole per essere la causa di tutta questa... cioè, dell'aria stantia. Un cazzo sì, di zombie o era uno zombie scoreggione o... o l'aria stantia è frutto di sicuramente qualcosa di più grosso.
Quindi l'interesse è dare un segnale a quelli del villaggio che intanto il mulino è pulito. Claro. Per far ripartire il mulino l'unica cosa da fare è uscire e cercare di dargli un colpo. La ruota è dalla parte dove eravamo noi? Cioè dalla parte del villaggio? Sì. Ok, allora sì, proviamo. Cerco di fare un... dargli una botta. Fai una prova di forza. Posso guardare i rami dell'acqua? Mm? Semplicemente per dire... sei libera. Cioè scorri adesso, sei... il male se n'è andato. Fai una prova di commune e... potresti dare un bonus a lui perché esatto riparte più facilmente il cioè voglio il dire al luogo non sei più infestato. Ok, quindi 4k2 e solo questa mania di tirarli c'è un 10 sarebbe 19 più 10 e ritiri anche 29 30 okay. Direi che hai un bonus. Hai fatto un 30, non un 68 a correre. Quindi, cazzo forza. Comunque, in ogni caso. 7, 8, 15, 19. Senti che l'acqua sta scorrendo un po' più veloce, grazie alle parole che ha pronunciato Ryuk. E quando dai il colpo per far ricominciare a far girare la pala del mulino, la pala ricomincia a scorrere. Tu senti qualcosa che ti afferra per le gambe. Ti trascina sott'acqua. E voi lo vedete scomparire sott'acqua. Sono accanto a lui. E in questo momento finisce la puntata. No. Sì, purtroppo finisce la puntata. No. Bella. Bravo. Mentre, su questa nota un po'. Mentre io sto parlando con una delle donne del villaggio, tipo: ah, cara, ma quindi siete solo voi donne? No. Blue, aspetta, c'è anche lì accanto, farà qualcosa. Perché lo scopriremo la prossima volta. Sbaglio che se tiro 10 in questo momento è finita anche la protezione. Sì, 10 è finita la protezione. Grazie, Robè. Questo è per lo schiaffo, ma falla su di lui. E lui non ce l'ha la protezione. Quando ti sei girata, stavo facendo così. Lo schiaffo del soldato. Vabbè, va bene. Grazie per averci dato la protezione. Punti esperienza, un già per la sessione. Evviva! Ah, giusto, io le altre volte non li ho presi. No, succhi le banane. Succhi le banane. No. Uno. Però un punto per la sessione. Un punto per ogni elemento importante scoperto sulla storia. Uno, la cosa del villaggio. La cosa del villaggio che è passato Kagematsu di qua. Beh, anche il nostro Musashi. Del vostro Musashi che cosa mi sembra? Abbiamo scoperto un che è un paraculo. Sì. Se la prossima volta scoprite qualcosa su Musashi prenderete un punto perché per è stato rivelato il segreto del PNG. Certo, ma non è questo il caso. chiarissimo, giusto. Un punto se interpretate i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili. Kitsune. Beh, dai, uno questa volta direi che posso. Beh, credo che uno lo prendo anch'io. Il tuo il mio svantaggio è di Lichery. No, non c'entra un caso. Ma il mio svantaggio qual è? Il tuo svantaggio non ce l'hai segnato sulla scheda, ma te l'avevo detto. Beh, comunque, io mi sono messo nei guai per un mio vantaggio. Non sono andato apposta ad andare al mulino con il rischio di essere corrotto. Il suo vantaggio era il segreto, quindi il suo tuo svantaggio. Il tuo svantaggio ormai è evaporato. Però tu non hai preso un punto l'altra volta, adesso è stato rivelato, quindi prendilo adesso. Però adesso c'è una mosca che è molto ghiotta della birra che è arrivata. Brava. Deve essere buona. È molto buona. Il problema è che adesso è sbronzo. Nessuno è morto a causa vostra. Considero che non sia morto nessuno perché era un non morto. Esatto. Punti. No, ma poi non è morto. L'ha trascinato sott'acqua, non è ancora vivo. No, il non morto è distrutto. È qualcos'altro. È il capo che mi ha tirato sott'acqua. Ah, qualcos'altro. Ragazzi, il cammino dell'acqua però poteva avvertirmi che gli ho chiesto apposta. No, era pure in acqua. È il cammino dell'acqua che è corrotto. Potrebbe essere. È probabile. Non avete sconfitto la vostra nemesi e non era un nemico epico. No, però il capo non è un mostro volta delle terre d'ombra. Comunque io fra quelli che avevo da parte era un cazzo di zombie. Ragazzi, mi raccomando, tiratemi fuori perché la prossima volta non ci sono. Già, quindi questi qua, cazzo, non ci sei. No. È per quello che è stato trascinato sott'acqua, ragazzi. Quindi vedete di farla, abbastanza. Quindi questi più 14 poi me li devo. In parte un piccolo mio sogno è che non è difficile perché c'è Xiang, ma che non torni nessuno di loro. Non c'è e più finisce la campagna non c'è più nessuno a proteggermi.
Abbraccio del Kerojin, terra, casa. Ah, pensavo, e io rimango Bayushi per sempre. No, no, tornavo a casa. No, no, lui torna a casa da trionfatore, secondo me. Torna a casa, hai visto, papà? Ce l'ho fatta. Tu mi hai detto, nasconditi dietro il granchio e nasconditi dietro quelli grossi. Sono riuscito, sono morti e quindi adesso tornerò qui tra le farfalle e le volpi. Esatto, poi torna in giro per Rokugan a bullarsi parlando la volpe è sopravvissuta. Per me è disonorevole che tu non sei questo venuto questo samurai. Siete voi che l'avete detto di non questo fare. Questo samurai è sopravvissuto. No, lui che te l'ha detto. Lui mi ha detto no, rimani io, qua. Anzi, io ti ho schiaffeggiato per farti uscire da questo personaggio inutile. Tu mi hai schiaffeggiato e mi hai mancato di rispetto. Perché sapevi che ero io, quindi in teoria io potrei certo darti a duello e darti fuoco. Certo, era il minimo che potessi fare, sì, visto che ti sottraevi alla combattimento. Non ce mi lo stavo sottraendo, stavo cercando di attirare il buonismo delle ma donne che c'erano lì. Posso dormire sul divano, Claudio? Sì. Grazie. È sempre bello vedere quelli che non conoscono ancora abbastanza Roberto che cercano di discuterci. È sempre esatto, molto divertente. Dai, adesso però penso fosse chiaro del perché. Che cosa? Non lo so, io sono uscito dalla baracca, ti ho visto vestito. Eh no, tu, ma non intendo, penso che fosse chiaro. Era il classico intervento di mimetismo per cercare di carpire fiducia essendo donna in un mondo di donne. Chiaro, era ma ovvio. Se ci hanno detto... Ci poi è lui che mi ha detto no, non venire. Beh, ma perché? Scusa, allora... Sì, ma se era una cosa benedetta da una donna, magari... Basta. Vabbè, basta. Comunque, vedremo come finirà la prossima in volta. In tutto questo Roberto si è mascherato perché voglio prendere delle informazioni dalle donne e la prima cosa che fa è portatemi dagli uomini. Esatto. Questa non l'ho capita, Roberto. No, volevo prendere informazioni dalle donne. Prima volevo andare al mulino come donna, che poi ovviamente il limite di una maschera, se no mi spezzavano come un grissino. Anche più di un grissino. Per dare una validità lievemente più ampia alla missione che stavano facendo loro, perché se una donna che arriva e gli spiriti hanno detto che questi uomini salveranno il villaggio, era una cosa positiva. Poi lui mi ha detto, no, rimani qui. Lui mi ha picchiato. Posso e sono rimasto lì. Un annuncio in anteprima che nessuno sa nel mondo? Dillo. Al weekend ludico, sì, stiamo pensando di fare una cosa, che una goliardata pazzesca, che probabilmente sarà una baracconata, ma ci vogliamo provare. Fare non stop GDR fino alla fine. Cioè, sto cercando i master che coprono tutti gli orari per fare dalle 11. Lui ha cominciato ad avere gli incubi. Non venire perché è pericoloso. No, perché lui ha fatto di peggio, l'ha fatto per 3 giorni. No, beh, questo no. Allora, 56 allora non lo facciamo basta più perché non ha più senso. No, l'idea era fare dalle 11 del mattino fino a che finisce l'evento, che è a domenica. Lui l'ha fatto per 3 giorni, da solo, no, allora però non era più sempre solo lui. Allora però non lo facciamo più. Io no, penso poi non era solo giochi di ruolo. No, non era solo giochi di ruolo. No, no, fare giochi di ruolo, siccome... Abbiamo fatto 3 notti dalle 2 alle 10 di mattina, cos'è? Dobbiamo... Da mezzanotte alle 6. Da mezzanotte alle 6 di mattina per 3 giorni di fila. E comunque il weekend ludico lo trovate, se volete sapere che cos'è, informazioni su Game Master Class, yes, andate sì, a vedere, iscrivetevi, oh, yes, corsi, partite, un ci po' sono di già tanti iscritti, ci sono ancora i tavoli, ovviamente sono pubblicati sull'evento tutte le iniziative e vediamo se riusciamo a coprire tutti gli orari, diventa boh, quante ore sono, non lo so, ma una tipo 36 di ore di seguito di giochi di ruolo. Quella. Bocca al lupo. Vediamo se ce la facciamo, non lo so. E io non ci sarò perché c'è la piscina. Claudio sarà nella doccia in posizione fetale a dondolarsi. Hai paura che il microfono si bagni con l'acqua della piscina? No, è che ho la sindrome da stress post-traumatico da Quertiton, quindi non ce la posso fare. Ma per voi che non l'avete mai fatto, andatelo a fare perché una volta nella vita va fatto. Prima anche che perché siate voi non è che dovete fare 36 comunque, ore, che se frega. Ma comunque non esatto, è vero, poi alla fine ci sarai. Lo comincerò io, Claudio. Troverò lo stratagemma per... Stratagemma che ha compiuto 30 anni. 30 anni di stratagemma. Esatto. Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Abbiamo giocato alla Leggenda dei Cinque Anelli, quarta edizione, in attesa che esca la nuova edizione della Fantasy Flight Games. Per si cui sa una data? E adesso è in preordine. Dovrebbe uscire tra non troppo. Beh, probabilmente però abbiamo finita questa. Dipende da quanto. Perché se non la finiamo, facciamo un passaggio. No, oh no, finiamo questo. Però faremo un'altra cosa di Leggenda dei Cinque Anelli più avanti, magari. Questa è la quarta edizione. In tanti ci hanno scritto dove la trovo. Si trova in PDF anche su DriveThruRPG.
Il fisico è difficile da trovare e non economico, quindi se lo volete fisico cercatelo nei negozi dove magari ci sono delle copie ancora a un prezzo accettabile, ma cercate dei negozi seri, tipo Stratagemma è possibile che ce l'abbia, a Milano non l'ho visto da nessuna parte. No, non c'è, confermo. Quindi è difficile trovarlo, se lo volete affrettatevi. Yes. Nel frattempo è uscito anche il gioco di carte Live Card Game, prima era collezionabile, adesso non lo è più. Non ci abbiamo ancora giocato con me quel gioco, ma ci abbiamo giocato io e Gianni. Yes. E è molto carino. Esatto. Quindi pensateci, perché non è una spesa buttata via. Dentro trovate mazzi per due giocatori per fare un sacco di partite, perché ci sono tutti. E se non sbaglio, come quel gioco dovrebbe uscire a breve un altro gioco di carte. Domani mattina esce la prossima puntata di Com'è quel gioco. Ma in Com'è quel gioco ci sono anche giochi inediti, cioè che non esistono ancora sotto no. Beh, abbiamo fatto che, sì, che era in Kickstarter, sì, quello sì. Vabbè. E tendenzialmente trovate tutto su QWERTY.it e su FumbleGDR.it, trovate i video su YouTube, trovate anche il video di questa puntata su Facebook e su YouTube. Yes. Andate a condividere il video, lasciare delle recensioni, fate delle donazioni e fate delle belle cose nel fine settimana. Esatto, tipo soprattutto preparatevi a tenete da parte i soldi, risparmiate, perché quando cominciano a uscire i prodotti FumbleGDR.it li dovete comprare. Ah, quindi basta Ivan a spendere soldi per Ivano? No. Allora, scegli o donano. No, scusa. Roberto, o comprare i prodotti. Scusa, so che ti raggelerò, ma vabbè, Claudio se la voleva tenere perché la prima grande esclusiva di FumbleGDR.it sono i diritti di Ivano strappati a Uplay, quindi oh che bello, c'ho un paio di magliette da bruciare a casa con il simbolo di Fumble. Come prima cosa, quando prenderò dei soldi da FumbleGDR, la prima cosa che faccio è l'acquisto di Ivano. Capite come sono sprecati i vostri soldi? Solo per te. Esatto. Solo per te. Come sono sprecati i vostri soldi. Ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Buonanotte! Fumble! Non schiaffeggiate le vecchie. Così c'è il messaggio alla nazione, non schiaffeggiate le vecchie. Cos'è questo messaggio? Date una carezza ai vostri bambini e comunque schiaffeggiate le vecchie. Risposta alla domanda perché sono andato direttamente da loro era un po' meta, perché loro stavano andando al mulino in quel momento, quindi andare in giro a raccogliere informazioni sai perché dicevo, perché c'è sto gioco che ho inventato io.